Buonasera a tutti. Hola, stai zitto, imbeciles. Buonasera a tutti. Sì, perché lo sei e quindi ti do che sei un imbecille. Buonasera, buonasera popolo, buonasera, buonasera. No, signor Gentili, lei mi sta dando questa notizia così in apertura, che la cantina non è più sicura per la prigione? A parte che era una signor cantina, era una signor cantina, signor Gentili. Si ubriacava a suon di bocce importanti. Signori, buonasera, benvenuti in questa live. Sono di nuovo a piedi. E niente, e poi YouTube censura signor Gentili, che scrive che è di nuovo a piedi. Signor Gentili, io andrei a farmi, non lo so, benedire da qualche parte. Signori, buonasera, buonasera, benvenuti a questa live della Brody Talent Gaming del giovedì. E questa sera, lo avrete intuito dall'anteprima della live, porteremo la Spagna anarchica, quindi tutto a cazzo di cane, nessuna regola, tutto a minchia, se fa quello che se fa, bellissimo, straordinario, e Bernizzi è il primo che fa le cose a minchia, proprio perché decide di rompere il cazzo subito. Signori, andiamo a salutare il signor Flack nel suo bel ufficio. Buonasera signor Flack. Hola, bienvenidos amigos, hasta la vista. Che cazzo è? Bienvenidos. La corrida e vabbè, questo cazzo di Malaga, gelatos. Vabbè, il suo spagnolo è imbarazzante, me ne vado subito. Andiamo dal signor Bernizzi, vabbè, che è altanto quanto imbarazzante quanto lei, insomma. Che vuoi? Sei imbarazzante. Te sei imbarazzante. No, tu. Vuoi salutare invece di dire stronzate? Salve popolo, voi siete bellissimi, anche io stupido. Va bene, i suoi nani puzzano, vado a fare in culo. Andiamo dal dottor Attila. Buonasera dottor Attila. Buonasera, buonasera. Come andiamo? Bene, 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 bene. Tanti baci a Bernizzi. Tanti baci e abbracci? A Bernizzi? Abbrazzis. Abbrazzis? Abbrazzis. Molto, 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 molto bene. E andiamo dal dottor Backfield. Buonasera. Buonasera a todos. Come va? Tutto bene, lei? Bene, bene. Mi sento a quanto latino oggi. Molto latino? È un pueblo latino? Ne vedremo delle belle. Ne vedremo delle belle, signori, perché siamo in quel della Spagna e dovremmo portare l'anarchia in tutto il mondo. Sapete che c'è un focus bellissimo che rende core tutti gli stati del mondo con il focus anarchico. Ma Bernizzi, cambio ufficio, vada nel fienile. Attenzione, potremmo fare un ufficio fienile, potrebbe sì, finire ufficio fienile. Signori, intanto salutiamo un ufficio con tutte le scrivanie dei ministri, tipo proprio dentro nel fienile, vestiti guarda, da campagnolo. Finalmente potranno anche vedere la mia persona, cioè mi metto al centro del fienile. Esatto. Non anzi, vedo l'ora fare... che arrivi dal cannarchio. No, dopo glielo dico, lo dirò sui fini economisti. Allora, si vede la persona di Alkir che è rappresentata da un grosso teretano. Ah, questo doveva far ridere solo Flack, che c'ha una nota... E invece ha fatto ridere a tutti, guarda. No, far ridere solo Flack. Ridete, popolo, ridete, trabucchi per chi ride. Umorismo austriaco, cioè quindi pressoché niente. Viva Backfield, perdito. Signori, salutiamo tutto il popolo, salutiamo i novizi flacchisti, salutiamo i fini economisti, buonasera a tutti, buonasera. Grandi, vi vedo grandi. Già schieratissimi, Cacarot, Cosimo, il signor Lico, Gianmarco, grandissimi, il signor Arsene, dottor Gila, dottor Baldo, ma mi era parso di vedere anche un dottor Gentili, un dottor Nicola, eccoli qua, il dottor Berry, il signor dottor Berry, la voglio salutare, come fa Jerry Scotti la pubblicità del riso, dottor Berry. Mi è presa così. Attenzione, subito parte Arsene con per Flacco operazione Cestello. Cestello. Grazie mille. Operazione Cestello. Signori, dobbiamo andare su Popular Front, un bel Popular Front. Dove sta andando? No, perché Popular Front? Popular Front. Popular Front. Facciamo le fabbriche civili di rito, ma anche questa Spagna. No, signor Flack, io le lascio gestire
lascio gestire la produzione delle fabbriche militari, veda lei. Ah, carta bianca? Carta bianca, carta blanca, carta blanca. Carta blanca. E io mi ci pulisco il culo. Ottimo. Innanzitutto, dove stai costruendo? A sud. Male. Beh, tanto abbiamo tre fabbriche civili, quindi male un cazzo. Vabbè, ma se sai dove... ho capito, ma se sai dove bene, partiamo... Va bene, allora facciamo i scammeroni, facciamo a Catalunya. Costruiamo in Catalunya, facciamo i burloni. Facciamo i buratti. Allora, signori, siete pronti per questo caos totale? Perché qua non ci saranno... No, solo caos totale, ci parliamo uno sopra l'altro. Cioè qua non ci saranno regole, non ci sono sovrani, non ci sono ordini, ognuno fa il cazzo che vuole. Cioè, qui è caos totale questa sera, eh. Abbiamo deciso... Quando la fanteria dicono Cristo! No, a me questa divisione non mi piace tanto, deve avere i cavalli. Signori, tu. È caos totale. Questa nave la posso affondare. Posso cambiare il colore della bandiera? Adesso ne cambieremo parecchi di colori di bandiera, non si preoccupi. Signori, mi piace il giallo, ma gli altri due colori no. Le piace il giallo? Sì, bello giallo e nero austriaco. A me invece piacciono gli altri due colori, ma il giallo no. Allora, signor Becchio, allora secessione, fatti il tuo stato. Poi comincia tu, coglione. Dicono che la sentono lontana. Catalogna libera, allora. Ah no, quella è un'altra cosa. La sentono rallentata. La sentono lontano al signor Beckfield. Buonasera, signor Roland. Sì. Venga qui, signor Beck. Si avvicini. A me sembra la normalità il caos. Ma questa sera sarà di più. Questa sera sarà di più. Signor Flack, non indugi oltre. Non indugi oltre. Quando va? Quando le va? Quando lo va? Perché non possiamo dare ordini. Quindi quando le va? 5 ore. Che cazzo? No, a Vernizzi non gli andava 5. Ha detto. Alla Francia, che cazzo abbiamo? Che cos'è? Francia giving access to Spain to this production. Vernizzi, cosa hai fatto? Che cazzo avete fatto? Ma che ho fatto? Niente io, che vuole? Niente. Niente, sì. Niente. Proprio così. Cazzo avete fatto? Niente. Dicono tutti così. Vabbè, però voi che vi lamentate poi dell'anarchia, cioè perché gli dovete dire cosa ha fatto? Dovete avrei accettare. Venduto il bond a spagnolo. Dovete accettare la situazione. Offri il negozio. Ma che cazzo stiamo vedendo? Le licenze alla Svizzera? Ma che cazzo? Ai capitalisti? Ma che state facendo? Ma siete un branco di... Navi svizzere? Ma siete un branco di... Ma non c'entro niente io! All'inizio vuole il paradiso, sicuro, perché... Se non si già qualcuno sta comprando convogli e treni. No, cosa veramente? No, non è... ma Lussemburgo, ma chi sta facendo niente ormai? Questa è già andata a puttane questa partita. Così, divisione spagnole, signor Kagarot. Piccantino il signor Kagarot, sempre piccantino. Signor Flack vuole assegnare queste fabbriche civili quando ne ha voglia, Se non ne ha voglia non le assegni, le lasci lì. Militari erano, ma io le avevo ben segnate, non so perché. Ah, ok. Paella di cetrioli tuoi, bel nome, posso dire bel nome. Proprio. Grazie, grazie. Però che belle armi che c'è in Lussemburgo, devo dire la verità. Signori, siamo di Popular Front, qua, signor Flack. Secur de guardia de assalto o secur de guardia civile? Cosa vogliamo fare? Entrambi. Non si possono fare. Allora, qua devi leggere. Divisioni di fanteria. Dobbiamo decidere tutti insieme qua, signori. Cavolo vuoi da me? Io te lo sto spiegando, così almeno fate finta di capire, almeno chi può capire capisca. Allora, il primo, la guardia d'assalto ti dà 5 unità con 6 battaglioni. Sì. Allenate, l'altra te ne dà 10 con 3 battaglioni non allenati. Io farei anarchico comunque. A me mi sembra che la guardia d'assalto mi par meglio. Dai, andiamo sulla qualità. Siete tutti d'accordo, brutti? No. Cosa io volete? Voglio la quality, le quality. Voi. Quindi è d'accordo con noi? No, no. Io l'uguaglianza. L'uguaglianza. Va bene. Beh, lei cosa vuole? Loro guai. Va bene, ho fatto io. Mi avete già rotto tre quarti di minchia. Ha messo il veto. Veto anarchico. Ah, io voglio isolazionismo, assolutamente. Che bella è la poesia del Pacciani tradotta in spagnolo. Io voglio dichiarare guerra civile. Si hubiera un poco de anarquia e nel mundo i todos se consideran hermanos, abria menos regalis.
Facciamo salire il comunismo. Comunisti! Alkir, non leggi i messaggi perché è tiranno. No, io devo leggere i messaggi perché siamo in anarchia. Il Paraguay dichiara guerra al Paraguay. Curioso. È vero, sono stato confuso. È vero, è un tiranno. Nel dubbio Frigentili, mi pare onesto. Anarchia a Madrid, divisione di Pata Negra Vernizzi. Questa è brutta, signor Vernizzi. Le danno delle... le danno, cioè stanno minando questo la sua... sono io e prendo le licenze dalla Svezia, sono io. Tu sei un patanegra. Ma ce l'hanno gli aerei? A un parmigiano dargli il patanegra è brutto, eh? No, mi vuole dargli gli aerei. Vabbè, ci prenderemo la Svezia, che vi devo dire? No, ma che vergogna. Atomico è nel culo de Verni. Ma sembra. Come c'è la ricerca dell'atomica? Lunga vita al dittatore Vernizzi, abbasso Alkir, abbasso Alkir, abbasso Alkir, abbasso Alkir, abbasso Alkir. Secondo voi, guerra civile in Spagna. La Madonna. Secondo voi, chi la ci arriveremo? Vabbè, i turchi. Baffone ha rosicato col turco. Hanno litigato. E la Romania avanza, incredibile. Ma visto la ricerca? La ricerca? No, dai, ma perché? Ma che cazzo è? Ma va bene fare le cose col culo, però manco così tanto col culo. A lei? È saltato il Discord. È saltato un attimo il Discord, signori. Attacchi dai poteri forti. È saltato Alkir, forse. No, io vi sento, pezzi di fango. Mai una gioia. Perché? Cazzo volete? Mamma mia, mai una gioia. Io vedo 5.000 di ping a me. 5.000 di ping? Che cazzo sta facendo? Discord. È Discord. Discord. Poi ci sentiamo giusti. Ci sentite, signori? Signor Attila, lei si sente una merda, come sempre. E porco di... Ma me lo devo mettere qua in piano. Piano. Ho detto... Piedi di Dio, ho detto. Dove si buonasera, signor Se lo mette dove vuole, però... Allora, calmi. Buonasera signor Artos. Ritorneremo. No, Plack non è veramente austriaco, gli piacerebbe, ma non è austriaco. È solo un charlatano. Ma è veramente mona. È solo un charlatano. Oh, senta, ma io mi domando, Berlizzi, io mi domando. Ha rotto il cazzo, Esatto, siamo, no, siamo basta! Va bene, niente, devo passare tutta la partita così. Capito che devo passare tutta la partita così. Sì. Perché questo non ha un cazzo da fare e continua. Potete picchiare Vernizzi, grazie. Niente. Basta far così, scusa. La batterci cos'è? La Are Jamie primo, la vedi? Ah, Vernizzi? Esatto, adesso gliela tolgo la deck con Verci. Gliela tolgo subito. Anche me frega. Appena rivedo la nucleare gliela tolgo. La nucleare. Buonasera Claudio. Ed eccola qua. Vabbè, me la prendo io a sto punto, siccome litigate il terzo code, faccio gli aerei. Ah, parole dure di Rolanga. Se la serie di Vittorione continua su Stellaris, rifondo l'impero austriaco insieme a Flacca, ha detto. Addirittura. Bravo. Preparati allora, raccogli i fondi. Che brutta cosa. Veramente. Abbiamo un po' più di manpower, hai visto, Vernizzi? Da dove è uscita, secondo te? Non lo so. Avrà chiamato 2-3 giù al viale. No, invece, caro mio. Allora, signori, qua c'è da fare un sacco di capito, cose. Ho capito. Qua c'è da fare... C'è stato un cambio di maglietta. Un cambio di maglietta? No, sì. Non credo, allora, un cambio di maglietta. Cioè. Allora, io adesso va bene tutto, però, importare 48 di acciaio dagli Stati Uniti d'America, signor Vernizzi, o più fosse stato. Mamma mia, guarda, siamo in positivo. 83 ne abbiamo in totale. Sì, allora, però non è che è il gioco degli infami, questo qua è il gioco degli anarchici, cioè dovete essere convinti e giustificare quello che fate, per dare un senso, non è che siamo qui all'asilo. Ho capito, devi comunque giustificare, dare un valore, giustifica il fatto che è anarchico. Ma sei scemo? Uno che è anarchico è un ideale, quindi se c'è un ideale, se no sei un folle e ti caccio dalla partita, vedete? Se vuoi giocare da folle, ti fai un single player. Dal mio punto di vista, un anarchico è un folle. Quindi. Dal suo punto di vista, lei è un imbecille. Sempre ad essere cattivo. Io comunque sto con Vernizzi, No, signor Gila, è brutto tempo, non ho fatto lavatrici questi giorni.
Stellaris non è il futuro. Oh, grande signor Gianmarco. Oder. Comunque questa bandiera è un po' troppo LGBTQ Pro Max 4K. Beh, oddio, no, ci sono tre colori. Grazie a te, Flavio. Cosa stiamo in adesso? Cosa sta... È stato un cambio di maglietta che casualmente verrà lavata e finita da Flavio. Signorati, la maglietta, sì, la maglietta è passata. La maglietta è passata perché sta mangiando. Insomma. Cosa stai mangiando, Attila? Io? Dopo che hai mangiato quel bambinello. Allora, ma c'hai una motivazione per mangiare? Perché sei anarchico, devi trovare il tuo. No, signor allora, Ligo, no. Speriamo che Vernizzi non legga il signor Ligo. Speriamo. Ma non avete le prove comunque che io stia mangiando in questo momento? No, è vero. È vero, signor Ligo, volano tanti errori di comunicazione. No, signor Ligo. Tantissimi errori di comunicazione, soprattutto questo di dirvi che sto mangiando. Ma anche prima Flack che mi sosteneva. Che si lamenta dell'anarchia. Bravo, signor Artos. Bravo, signor Artos. Così. Sì, Attila è tipo, ha messo il microfono in un angolo della stanza e sta girando probabilmente nudo. Signor Peppo, non conosco Ortisei, mi dispiace. Se vuole io conosco Sant'Ulrich, si chiamerebbe, dopo qualcuno l'ha cambiato il nome in Ortisei, ma così, vabbè. È un pirla. Oh, signor francobollo, non si offenda, la saluto subito, è un bel francobollo. Ma in tutto ciò perché stiamo andando a tre? Perché Vernizzi non paga le bollette, si attacca ai pali dalla luce, come al solito. Sì, è anarchico, funzionale. Visto? Una persona orrenda. Anarchico senza ideali. Esatto. Adesso perché mi avete trattato male, aspetterete 20 secondi. Che cosa aspettiamo noi? Ha messo in pausa, ma io sono comando, Vernizzi. Ah, c'hai il potere, sei un imperialista. E sì. Ti caccio anche un bus, così abbiamo recuperato i 20 secondi persi. Vedi che l'anarchia non ha senso di esistere. Tu non hai senso di esistere. Sono un anarchico asburgico. Oh, comuni scappi in Etiopia. Sei un anarchico che eredita di metti radical chic. Madonna, Vernizzi è stirato, lasciatelo stare. Signora Rosalba, abbiamo appena incominciato, adesso la facciamo diventare anarchica. Vernizzi nemmeno con la fresca paga le bollette. No, stirato da Flack. Buonasera, signor Pio. Se vuole l'amido, signor Vernizzi. Buonasera. No, perché te ci metti l'amido nelle patate. Oh, di nuovo 99 di acciaio dall'America. No, elevare, no. Eh? Non è vero. Chi è questo? Non è vero. Simpatico, ma mi dà del ciarlatano addirittura. Sì. È vero, posso dire che stiamo sparando con... Oh, Harry, ma io sto andando... Vernizzi fa le Ivy Ship Hull, cioè Vernizzi, veramente. Che vuoi? Niente, vorrei portare un contenuto invece che far scoppiare male perché tu devi fare le cazzo di battersi che non costruiremo mai. Ma Vernizzi, secondo te l'anarchia è il futuro? No. Ah, quindi siamo destinati a fallire. Esatto. Mi dica, signor Cosimo. Francobollo, Vernizzi l'anarchia... Ah, no, si è già fatto. Eccolo! Oh. Aiuto! A caso! È stato troppo lento, perché siamo distratti a cliccare a caso sulla mappa. E male, tra l'altro, guarda, perché siccome... Madonna. Beh, no, dai, sono già insacchettati. Allora, che cazzo facciamo? Death to the Phalangist. È tutto uguale. Cambia un cazzo. Allora, Spine can focus maintain the Second Republic. Antifascist no, devi fare... Revolution. Regional Defense Council of Aragon. Esatto, quello. Ed eccoci qua, in tutta la nostra beltade. Ora fai arm the people. Armiamo il pueblo! Armiamo il pueblo! Le Baleari saranno difese con la vita. Vediamo un po' di stile. Un po' di stile delle Baleari. Ma no, perché sono arrivato in Unione Sovietica? Ecco. In Unione Sovietica. Arsene Ulrich Will. Ulrich Will. Grazie mille ancora, Arsene. Grandissimo Arsene. Fresca. Dopo ti tocco un bacio, eh. Dopo ti tocco un bacio, Vernia. Ma la gente si chiederà, ma come è venuto in mente di portare la Spagna? Ve lo diciamo, praticamente per scegliere che cosa abbiamo portato oggi, abbiamo messo tutto intorno al letto di Vernizzi mentre dormiva, delle scelte. È uscito con un braccio Earth of Iron, con una gamba ha scelto la Spagna e non vi dico con cosa è uscito lo schieramento politico.
sceglieremo stasera. Ma con, che cosa sta dicendo? Con un peto. Ma che dice queste cose? Con un fragoroso. Signor Lolang. Fragoroso. San Canizio e San Canizio. L'emoticon di San Canizio e l'emoticon di San Canizio, signor Lolang. Sì, infatti. Bravissimo. Oh, non ci abbiamo acciaio, incredibile. Buonaventura Durutti, il nostro Fed Marsciallo, nel frattempo. Signor Flock, questo dubbio mi attanaglia. Come li ha asciugati i panni in Austria? Bene. Bene. Insomma, che Venezia? Insomma che, secondo me, lei è commesso un errore di comunicazione adesso. Io non riconosco la tua intelligenza. E anche di stiramento, direi. Intanto diamo una notizia al popolo che sta stravincendo Spore nel sondaggio. Intanto popolo partiamo. Intanto partiamo a fare questa guerra civile. Flack ha brevettato un suo modo per stendere e insacchettare poi la roba. Così da... Bravo, regolare. Più facilmente. Ma è esperto. Sì, perché difendere Olviedo? Siamo anarchici, facciamo le cose a caso. Ascolta, ma ti caghi addosso un pochino, senza... Cosa ha fatto Olviedo per noi? Esatto, dov'era Olviedo quando è scoppiato la guerra civile? La gente vuole... Ma questo non se lo caga? Anche Europa vuole. Questo chi? Quel povero Cristo che sta combattendo contro. Ma si sono spostate le truppe. Allora possiamo fare i piani, signor Flack, e lei mi dica dove e si fanno, eh? Inizia a farli intorno alla zona che teniamo. Ok, vai. Loro li stanno facendo qua, Sì, sì. Spore per la vittoria. A 100 like Vernizzi apre un'acciaieria. Lì tutto sudato mentre martella e lo ferro. Bello sarebbe. Coi bretelloni. Petto nudo. A 100 like Vernizzi apre un'acciaieria. A 100 like, a 100 like. Signor GB, signor Riccardo, cosa? Scriva, riscriva, riscriva, riscriva! Ma già state vincendo. Qua mica si scherza. Siamo in ottima forma. Che dobbiamo fare? Siamo in ottima forma. Siamo anarchici belli. Regolare mica tanto con le ricerche che fa lei, signor Bernizzi. Signor Pio, perché durerà poco? Chi ha messo Pio quella nave lì? Chi è che ha fatto sta cagata? Cosa? Io non faccio niente. Sta nell'anarchia. Scusi. Io... Guardate, tutto il discorso dell'anarchia, sai da dove nasce? Mm-hmm. Dal fatto che non si aveva voglia di lavorare e di pagare le tasse. Questa è la sua versione, cioè nel senso... Abbiamo un traditore del popolo! Signor Michele, qua si conquista tutto, non si preoccupi. Qui vogliono... Chi è che sta facendo avanzare le truppe sul fronte? Sulla fronte? Sulla fronte? Sono anarchici, ci fa quello che gli pare. Qui vogliono il calendario sexy 2025 di Vernizzi, ecco. In acciaieria comunque. Non lo so, a me sta roba, ignoranza di Vernizzi, questa roba di Vernizzi in acciaieria mi fa volare tantissimo. Signori, i meme su Vernizzi in acciaieria sono pronti per essere lanciati. Fate vedere. Acciaieria. Fate vedere se sta già venendo aggiornata la bacheca qui dei fini economisti. Fa vedere un attimo. Che bravo. No, signor Gentili, questo non è vero. Signor Gentili mi sta accusando di blasfemia, che ho bestemmiato il santo caprone. Non è vero. Bellissimo. Una cosa che fa spesso, signor Gentili. Abbiamo armato il popolo. International Brigade. Finalmente. Allora, International Brigade, vai. Manpower. Vai, intanto signor Vernizzi, il signor Cosimo mi sta chiedendo: primo rispondi bene, pezzo di fango inutile. Ti rispondo sempre così. Sei più inutile dei batteri della merda. Oh, la Francia, beccati questi aerei inutili. Però, francobollo, stia calmo. Però, cerco proprio un sondaggio. Comunque, il signor Cosimo le chiede: dov'è che era l'11 settembre e dov'è che era il primo settembre del 39, signor Vernizzi?
successo a cagare. In tutti e due i casi? Beh, un cagone lunga. Per tutto il giorno. È un cagone lei. È andato il cagone. Dov'era Vernizzi quando cadde l'Obesfalda? Mi ha dato del cagone questo qua. Capito? In due momenti salienti della storia stava a cagare. Lolande, Vernizzi, ma se ipoteticamente invitassi a casa mia, invitassi a casa sua le fiamme gialle, si arrabbierebbe con me? Abbastanza. Sì, si arrabbierebbe. Le fiamme gialle non sono il futuro. Nel mentre le entro nelle mura domestiche, niente, siamo ritornati. Signore, Vernizzi is the new Mikhail che martella 15 volte l'acciaio. JB, che oggi da lui è in paese la festa del perdono, quindi Alchi stasera Vernizzi si deve pigliare un perdono. Oggi si deve pigliare un perdono? Perdoniamo Vernizzi tutti insieme, signori. Nel nome di San Canizio perdoniamo Vernizzi per tutti i suoi innumerevoli peccati. Col cazzo. Ma di che peccati parlo? Nel senso che deve essere menato col cazzo, la penitenza quella. Tipo sta cazzo di ricerca qua, no? Non l'ho fatta infatti, io. Vabbè, non avete fatto nulla per bloccarla, quindi siete complici. Io stavo lavorando al contrario suo. Sì, cosa sta facendo? Sta facendo l'acciaio lì con le mani. Signor Italian Guy, che le devo dire? Lo sciacquone, il signor Flack ha deciso di andarsi a liberare mentre stavamo registrando l'ultima puntata. Del quello è pure vero. È una vergogna. Vabbè, per resto stare in questa compagnia a me è altro che cagare mio. Esatto, dov'era Vernizzi quando resistevamo a Jarabub? Mangiare le bub? Cos'è? Mangiare sei amico bub. Di Mario Draghi, sì, è vero. Non riconosce i peccati di Vernizzi. Signor Gianca non riconosce i peccati di Vernizzi. Perché è complice. È a cagare. Signor Gabriele Ferrantini la tocca pianissimo. Cosa ha scritto? Vernizzi dall'acciaieria prende il martello e dal fienile la falce. Coincidenze io non credo. Sì. Effettivamente. Pesante. Che vergogna. Comunista! Ma Sgarbi fa parte del consiglio? No, signor Joseph, non è la capra di Sgarbi. Questa è la santa capra del flacchismo. Sì. La potente campo. In realtà Vernizzi è una mente alveare. Vernizzi, stanno già venendo le stigmate o la via per la santità è ancora lontana? Se vuole le indico dove sono i chiodi, non assicuro per il tetano. Esatto. A me sono venute le stigmate, ma da altri punti. Non le mani. Che lei si tira le bottigliate a mo' di Tafazzi. Sì, lo possiamo dire. Vernizzi nel 2020 era a Wuhan in vacanza. Esatto. No, dov'è che era partita tutto? A Codogno? A Codogno, sì. Ero lì. Sono andato a fare un lavoro. Un bel lavoro, complimenti. Complimenti. Niente, le stanno dando del comunista rettiliano. Pure. Madonna. Siamo arrivati alle teorie della cospirazione. Ah, quindi la von der Leyen. Sì, si somiglia comunque a Bernie. Sì, ci somigli. Stesso taglio di capelli, lo stesso occhio. Sì, sì. Stesso taglio, stesso corpo. Allora, signor Gentili vuole proporre un sondaggio per sospendere il tiranno Alkir, il bestemmiatore di San Canizio. Ma questo non glielo permetto, signor Gentili. Alkir democristiano, ecco qua partono le accuse pesanti. Sì, è verissimo, è vero. Allora, autogestione, factory out. Vernizzi quanto è vecchio? Proprio la domanda. Oh, questo ci prendiamo. Bravo. Quanto è vecchio, signor Vernizzi? Provate a indovinare. Sondaggio. Sondaggio. Si vocifera che Vernizzi fosse l'untore della peste nera, quindi esatto. C'è chi l'ha visto massacrare l'ultimo dinosauro. Pugni. Dicendo i dinosauri non sono il futuro. Sulle gengive oltre tutto. Sì. Bei tempi. Io quando ero giovane saltavo i fossi per il lungo.
Alkir è democristiano, attenzione. Sì, 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 ma io ho sempre detto che Alkir è un democristiano. Lo allora, penso anch'io. Io ho sempre detto lei è un cagone. Tu sei un cagone. Bravo Mulles, diglielo. Allora, e non c'è il futuro. Ecco. In Patagonia, che cazzo è? Il regno Aracanua in Patagonia. Quanti Vernizzi, che cazzo? Quando Vernizzi era giovane? È? Cosa? Quanti ha? Quanti ha Vernizzi? Non so più scrivere. Per me sono 33 buchi nell'anno, ecco questi. Aspettate, signora, ma... abbiamo un problema. C'è un problema. Lei c'ha un problema. No, c'è l'unità di misura non è allora, stata messa. Innanzitutto, in Cile è venuto un tizio con una corona improbabile. La cosa mi indispone parecchio. Ma perché sull'isola Angaroa qua c'è un bambino? Cazzo è l'isola Angaroa? Al largo del Cile c'è l'isola Angaroa, gestita da un bambino. Valentino Riroroco, tu kis regas in consil. Il regno di Rapa Nui. Di Rapa Nui. No, vabbè, dobbiamo fare una run con quella. Per forza. No, assolutamente. I guerrieri di Rapa Nui. Assolutamente dobbiamo fare i guerrieri di Rapa Nui. No, vuoi mettere cioè, i guerrieri di Rapa Nui? Cioè... Ma se voi volete farlo, fatelo pure io. No, tu sei obbligato, Vernizzi. Siamo in Turchia. Hai firmato un contratto, pezzo. Esatto. Se no, Vernizzi, ti faccio un attentato, ti sparo in macchinetta. Calma, attenzione, passa, mi gambizza, così impari, esatto. Papà. Come i peggiori attentatori, no? Ti lanci una bomba che fallisce, esplode, fa danni, e poi verrò criticato. Da bambino incendiò Roma e poi hanno dato la colpa a Nerone, provate il contrario. Ah. Vernizzi è colui che ha spiegato il nucleare agli egiziani. Comunque ha vinto, non è dato saperlo, signor Vernizzi. Oh, ma che hai tutte queste guerre civili? Ma che cazzo è così. Tra l'altro ricordo che non si chiedono gli anni a una signora, quindi vergognatevi. Alla signora von der Leyen. Fate le vostre ricerche. Vernizzi ha ucciso Gandhi, Martin Luther King e Madre Teresa. Non mi stupirebbe il contrario. Leggenda narra che Alkir sia la seconda gobba di Andreotti che si distaccò da lui durante l'ictus dalla Pego. autogestione, signori. Abbiamo proclamato l'autogestione in fabbrica. E non solo, pure in ricerca. Ma aspetta, Madonna, questo microfono. Ha ragione. Si ha sbattuto proprio la minchia sul microfono. No, quello lo faccio solo sul suo. Volevo donare questo momento. Perciò non funziona. Se mi sento da 700 km. Adatti dal dono questo momento. Signor Flake, noi ci abbiamo tra 60 e parlo. Vengo per il crackdown. Vabbè. È acqua. Niente, non ce la facciamo messa. Oddio, se la dovremmo fare. Quanto dura questo? 35. Ce la dovremmo fare, forse. A impedire il crackdown del governo. Ha rifiutato un pittore austriaco alla scuola dell'arte. Signor Beffield, dia manforte alla chat. Che devi dire? Stavo leggendo che Gentili dice che c'erano tutti che al consiglio feudale, tuttavia non è stato sanzionato al killer per quella blasfemia coincidenza. Al killer. Cioè adesso sono diventato killer. È vero, una vergogna. Mi sono i tipi poteri forti. Ah, Lolang dice: Vernizzi, sei le palle, distruggi tutte le fattorie sul fronte, tutte le ferrovie sul fronte. Va bene. Ah, comunque ci hanno dimenticati di ringraziare tutti quelli che sono venuti in fiera lo scorso weekend. Mi ha fatto molto piacere vedervi. Vi abbiamo anche fatto gli autografi. Ma dove però gli autografi? Non si dice. Cioè che è stato più fortunato di altri. Esatto. E chi?
Quelli che sono fatti, dai, quelli più fortunati sono quelli che ci stava, hanno potuto fare tutto l'autografo di Backfield, che bello lungo. Esatto. Altri ce l'ho. Poi c'entrava tutto il nome, però, non è cognome. Esatto. Il mio autografo è una V. E l'altro, altrimenti me li mandavano da me, diciamo, vabbè. Il mio autografo è una V. Di vendetta, Neanche il puntino? Dai, signori, che stiamo facendo Master of Our Own Fate. Ma perché? Dai, potevi scegliere altro. Come potevo scegliere altro? Tipo, potevi scegliere antifascisti, ad esempio. Worker Revolution. Ma no, questo è per evitare il crack del governo. Fatto, Gila, ho rinominato. Mi rispondono pure con tanta eleganza, sì. Certo, facciamo RP, ormai siamo abituati. Guarda. Sì. Vabbè. Ormai... Grande Claudio. Che camionetta è questa Armored Red Car degli inglesi? Il Dingo, si chiama. Dingo Mandingo. Esatto. Non far vedere l'equipment nel mercato. Io ne comprerei qualcuno. Ce la faremo? Sì, ce la dovremmo fare. Ce la dovremmo fare. Bene, lei cosa ne pensa? Non è il futuro. Inizia bruciato Giovanna d'Arco. No, è vero, questo lo posso dire, questo lo posso dire, Vernizzi. Sì, sì, è successo. Sì, sì. Ma che palle! Il disastro! Ecco. Eccoci! Ma stavamo vincendo la guerra! Ho capito, funziona così. Io dico, ma questi poveracci qua, cioè, cosa hanno fatto di male per farsi insacchettare lì? Cioè, Vabbè, ma c'hanno il centro logistico qua, sono a posto, loro. No, devi mettere le Division Speed, guarda là che è bellissimo, più 15%. Date Virgo. Si iniziano a tirare, anzi trovate un nome per le spie. Oh, signori, siamo diventati anarchici, guardate che bello, gente che sta governando questo paese qua, con bandiere. Cioè, abbiamo tenuto Bilbao dall'inizio, così l'abbiamo perso per simpatia. È andata così. Maledetti. Vernizzi era lì quando Horus uccise l'imperatore. Signor Arsene, arriva la fresca. Grazie mille ancora. Frescas. Grandi, grazie come sempre. Grazie mille. Grandissimo. Carlissimo, attenzione. No, penso anche quelli. Ma che palle! Così Vernizzi, mai una gioia. Vernizzi adesso impazzisce. Merda. Aspetta che qua è un disastro umanitario. Peccatelo. Ma dai, ma che fa? peggio l'Austria, Equitalia o Vernizzi, qua chiedono. Allora! È una scelta un po' difficile. Allora, vaffanculo. Una spia la vogliono chiamare l'ombra di Vernizzi. Ah, bello, fatto già. Consideralo fatto. Cipriano Mera, sto qua ti assomiglia un po' Alkir. Cipriano Mera, chi è? Una spia? Vado un attimo a posare una busta. No, in generale, una busta. Una busta. Le buste. Nessun generale mi assomiglia, che cosa sta narrando? Cipriano Mera, ma che cazzo, non c'entra niente, c'ho pure i capelli. Gabriele! Signor Gabriele Ferrantini! Questo sono per sponsorizzare l'acciaiere di Vernizzi. Io ci credo tantissimo in questo progetto e da qualche parte bisogna iniziare. Attenzione. Grandissimo, signor Gabriele! Grazie. Arriva la fresca! Ci stanno prendendo la da dietro. Frescas, grazie mille! Signori, io vi ricordo che a 250 like apriremo ufficialmente il canale OnlyFans di Vernizzi. Quindi sì, sì. La regola la conoscete, bisogna che sia in live e che ci siano effettivamente presenti le persone, se altrimenti vabbè. Invitate i parenti, anche i nemici che non ho sentito da tempo. Esatto. La gente che vi sta sulle palle, chiunque. Esatto. Anche perché capiranno la situazione, è molto importante. Che bello è la chiameremo l'Ilva di Valencia. signor Flack, mi vado a vincere questa guerra civile, per cortesia. Vernizzi era uno stagista nel programma Manhattan, me lo ricordo. È vero. È stato bocciato. È stato anche picchiato. Pier Vernizzi è bocciato. E visto che mi hanno trattato così male, mi sono preso i documenti e li ho portati in Russia. Ma quello non so se era un bene che l'abbia detto.
Ha fatto bene, ha fatto benissimo. I russi hanno più stile, ha fatto la bomba zarra. Signor Vernizzi, l'Inps è il futuro? L'Inps? No, non è il futuro. Se lavori all'Inps è il tuo futuro. Giustamente chiedo, la prima Vernizzi o l'Atomica? L'Atomica, 92. No, mulle, tutto dipende da come la prendi. No, ma così ha svelato tutto, signor Vernizzi. Sì, ma è veramente un charlatano di bassa lei è un charlatano e pure un poco, eh? Eh? Ce lo metta lei, il poco. Dove lo mette? Comunista. Ma non ho detto di che secolo, scusate. Vabbè. Sì. Si è salvato, complimenti. Come si vuole salvare così a caso. Infatti. Chiedono se fare vedere anche i piedini nel suo canale. Solo i talloni. Solo i talloni. Talloni. Esatto. La parte più callosa. Proprio. Dove la vuole l'offensiva, signor Flack? A nord? La più saporita, tra l'altro. Dove la vuole? Sì, continuiamo. No. Aspetti qua. Sì, finiamo a nord, bravo. No. Chiedono se la partita è con fuoco storico per il resto del mondo. No, è assolutamente tutto a cazzo di cane. Infatti si vede. C'è la Repubblica Sociale che come al solito asfalta la Repubblica Italiana. No, ma ragazzi... Brutto idiota, ci sono tre stronzi qua. Non toccare. Ma ti vogliono 6 ore prima che ti tiri giù. Ma che te ne frega, abbiamo i malus. Ma che te ne frega te che andiamo a Siviglia. Mi fate due docker che così non mi disturba mentre muovo le truppe. Date il giochino a Vernizzi. La vasca da bagno. Signor Vernizzi. Meno di uno che non capisce niente. No, invece capisco più di te. Mi basta capire più di te. Asilotta, spero che ti boccino stanno. Signor Picchio, la leggiamo. È il signor Backfield che non la sta leggendo per una partita presa. Secondo me sì, è vero. Me l'ha detto prima. Il signor Picchio scrive: Backfield, mi faccia capire se almeno una volta mi legge. Mi basta un sì. L'ho segnato. Prego di Picchio. Io sto leggendo la Flack ti mostra l'arguzia strategica anarco-austriaca. Allora, il signor Backfield ti ha letto, ma è cattivo dentro, non ti voleva dare soddisfazione. Sono anarchico oggi. Sono oggi non è in sé. Oggi non è in sé. Mamma mia, che guerra civile. Vai, di merda. Mujeres libres, signori. Dai col manpower. Non so quanti anni aver visto, solo che incitava Annibale mentre attraversava le Alpi. E Franco Bollo. No, ha dato lui indicazioni. Vernizzi era lì quando l'universo si è formato. Certo. Ma non dire certo con questa spocchia. Non dirlo. Non fanno avere i rifornimenti, signor Flack, qua. Puro di te zitto. Guardi. Roberto dice, povero Verni. Guarda che ancora va a attaccare Malaga. Io ti lancio a Malaga, Vernizzi. Ciuchino e Vernizzi. Una bella cosa. Cavolo vuoi. Non dare a Malaga. Vero, Kakarot. Ma questo non può rispondere così male, Cioè, veramente, Risponde sempre male. Che vuoi? Ma senti questo. Dagli un cazzo di nota sul registro. Oh, compriamo un po' di armi dall'estero, visto che voi siete dei charlatani. Fai una sospensione, per favore. Andiamo a Cordoba, va. Ecco. Qua ti ha mosso di nuovo, guarda. Ti sta portando via il cavallo da Granada. JB dice, Alti, sai cos'è una bella coppia? Ciuchino e Vernizzi in coppia. Guarda com'è. Indovina da dove arrivano questi 600 di manpower, Vernizzi. Non da casa tua. Vabbè, di sicuro io mica vivo in tre sottomarini. Gianmarco, no. la fine della serie di Vittorione mi ha lasciato il segno con le spie, effettivamente. Non avrò più certa qualità. Ha detto quello che dice, che ti arriva la certa qualità. Certi professionisti, meno male si è aggiustato, ha avuto paura. Con chi deve avere a che fare? Diplomatico. Cosimo pure la tocca piano. Intanto il signor Rubio dice che Vernizzi era un candidato per l'eredità nella guerra di secessione spagnola. Però il signor Cosimo dice Napoleone disse che i marinai erano solo degli incompetenti su accozzaglia di funi, legno e tela che noi chiamiamo navi, calzante per Vernizzi. La tocca pianissimo. 250 like, mandiamo Vernizzi a Taiwan. Ci sono stato a dicembre, un posto delizioso.
Ah, Gentile dice: nessuno si ricorda quando Alkir truccava le elezioni sul Gran Consiglio feudale. Ma per rimanere sempre in al potere, e nonostante ha tirato la blasfemia mondiale sul Santo Canizio. La blasfemia mondiale. Bella, è la blasfemia mondiale. Io lo voglio leggere Papa onora, Papa d'onorem del flacchismo mondiale. Signor Gentile. Papa Gentile. Poi se cortesemente Gentile, quando torna in cantina chiude la porta, perché se lo vuole pure abbonare adesso, guarda. Vernizzi, divinità lovecraftiana. Vernizzi era la polena della Santa Maria. Ce lo vedo Vernizzi a Sirena, a Sirenetto. Una bella polena. Polena. Bella. Possiamo comprare i fucili? No. Sì, sì, sì. Vabbè, io lo faccio lo stesso. Ho detto no. La prossima volta non dicevi no. Dicevi sì e non lo facevo. Vabbè, ma hai detto sì. Secondo il tuo ragionamento. È troppo vale tardi, ormai l'ho fatto. Cioè, no, va a cagare. Ma va a cagare pure tu. Ok. In realtà Gianmarco, più che polena, era un rostro Vernizzi per tirare giù le navi avversari. È vero, è vero. Guarda Erni, ti auguro di uscire dal buco del culo di Flack, te lo giuro. Scusa, ma perché ci devo rimettere così tanto? Io cosa ho fatto? Di ciò, infatti Gregorio chiede uno piccolino, Uno nell'ultima puntata. In effetti non è una cosa semplice. No, mi è venuto in mente solo per il suono dello sciacquone. Perciò... Ah, per fortuna, mi muterò sempre perché ogni suono che sentite, che sente anche il cazzo. Ma ascolta, ma i focus li facciamo o facciamo scioperi, signor Alkir? Non so. Siamo anarchici, quindi non facciamo... Capito, anarchici, ma fanno... Eccoci, fannulloni voi altri. Eccoci qua. Eccoci qua, è andato... Dove è andato lei? Dove è andato? A urinare. Brava! Ho una piranha, non sono morto. Ho una foto anche di... un pene, lui. Ho una foto di Vernizzi nel water, così miro bene. Madonna. Abbiamo un sondaggio che potrebbe andare a vantaggio di Alkir, dice. Quella con lui, è la foto quella con il metro, no? Esatto. Esattamente quella. Ma come fa a fare la dritta in elezione, scusi, no? Assolutamente, Mulles, sì. Mi piego. C'è tutto su uranio. Povero arricchito di tutto. La facciamo, come facciamo? Blitzkrieg anarchica? Blitzkrieg anarchica, ossia andiamo lì con i volantini. A piedi con i cannoni. Con i volantini, uno con la bandiera, l'altro con il tamborello. Facciamo del gran casino. Signor Riccardo, Ancona è diventata meglio di New York e non esplode, non può esplodere Ancona. Ancona ormai è la city. Però aspetta. No. No. Ah, vabbè, si dice... No. Come si dice? Dimmi. Ma perché non abbiamo più fabbriche civili? Che cazzo sta usando? Chi le sta usando? Il signor Fly, c'è un backfield come un maniaco. Anarchia, neanche le chiede più. Cioè, ormai non è cambiato niente, quindi. Cioè. Basta, sempre. Signor Gianmarco si è offeso perché non ha sentito lo sciancone. No. Sono come i gatti adesso. Non seguire. Quante libertà stasera. Ma chi ha rottato? Siamo un po' eccessivi. A sto giro non sono stato io, posso dirlo. Non dovete usarlo. Fate schifo. Fate schifo. Tu fai schifo. Sei veramente. Ma che vuoi da me? Sei un cinghiale, capito? Fa le cose lui e poi dà la colpa agli altri. Infatti, perché Vernizzi non intervenne quando Giovanna d'Arco fu processata? Era forse d'accordo con la Chiesa? Sì, ma era il primo che l'ha condannata. Sì. Anzi, ha messo di tutte le prove false, l'ha proprio incastrata. Sì, sì. Stava sulle palle. Ma proprio tranquillamente, io non stenterei minimamente a crederlo. Ora un peto, cioè, questo è un canale YouTube serio, mica siamo qua... a fare del cialtronerismo, esatto, mica siamo qua a fare da fondo a Vernizzi. Tengo conto, fa spaventare. Oh, patto di Roma. Austria, join the pact. Attenzione, signora, Madonna. La Repubblica Sociale Italiana. Oddio, cosa ho visto con chi ha alleato l'Italia? Garantisce l'Austria. Austria, Ungheria e Italia. Alleata. Mamma mia. Fazione. Aia.
che brutta figura, signori. Stavolta si sono schierati con i più forti, strano, non è da Italia. No, in alcun modo. Questo 1938 è un brutto anno, signore. Una vergogna. Oh, finalmente abbiamo vinto a Granada dopo 8 mesi con me. Ho il mio intervento, so. Ma se tu saresti andato a mangiarti il gelato a Malaga, cosa stai dicendo? Infatti. Intanto a Malaga ci siamo andati a mangiare il gelato e a Granada ancora. Intanto abbiamo vinto a sud, intanto. Nord vedo ancora molto... Signor Gentile vuole fare il sondaggio per terminare tutti i sondaggi. Il sondaggio definitivo. Io sono per la fine della storia, per la fine dei sondaggi. Un sondaggio che dovrà deporre definitivamente la mia persona e mettere l'unico vero anarchico su Ebernizzi. No, perché, perché mi date dell'anarchico? Così impari. Ah, no, non ci credo. Infatti, signor Picchio sul tubo dice: vogliamo del fine anarchismo. Portiamolo questo fine anarchismo su. Perché stiamo andando a tre? Sperate dei gentili da questo gioco dei signor Archer. Forza, ragazzi. Acaro dice: signor Flack, accetta il mio regalo. L'altra volta l'ho rifiutato. Lei non ha gusto, signor Archer. Il comunista, signor Fazio. Signor Fazio, sono partiti già i miei legali in bicicletta. C'è posto per te, esatto. No, signor Cosimo, signor Cosimo, non la leggo. E il signor Cecco che dice: leggete Cosimo, voi siete dei cospiratori maledetti. Signor Peppo, l'Austria che lei fa riferimento non è l'Austria quella che nel cuore delle persone per bene, quindi cioè, ma nessuna, cioè, conta bene. Nel cuore delle persone per bene c'è l'Austria rasa al suolo. Ma tu sei scemo innanzitutto, non so se la tua opinione conta. Comunque Bernizzi lo è più di me, quindi mi fa sentire in comfort zone questa cosa. E quindi infatti Bernizzi, che vuoi? Ti ha dato lo scemo, che vuoi? È la tua risposta standard, ma mi stanno dando delle fatidine. Dai, almeno adesso hai la radio. Non mascella da distante le cagate che mi dice. Allora, ha visto, sì, Alan. Abbiamo degli aerei senza motore. Facciamo con gli alianti. Chiamate anche Alian. Ciao, beccatela. Carlista, è stato un piacere. Aerei senza un cazzo di motore. Usiamo l'uranio di Vernizzi, siccome ha ricercato l'atomica. Non me l'hanno fatta la fine di cercare. È ovvio, ci vogliono 1500 giorni, porca te. Che cattivi, mamma mia. Mamma mia, siamo veramente delle persone orribili, signor Bernizzi. È vergogna. Claudio dice: l'ultima persona per bene nata a Vienna era un noto pittore. No, signor Cosimo, non c'è della censura, c'è semplicemente della salvaguardia del canale. Se mi dice anarchia si legge dittatura alchivista. Sì. Vergognoso, se non slot di ricerca in più, che male non fa. Schiavo dei poteri forti. Per voi. Esatto. Dei poteri forti o dei forti poteri? E stanno intrattenendo, signor. La stiamo intrattenendo? Che cazzo ha soldato? Dei pagliacci? Non lo so, questo ho detto. La stiamo intrattenendo, signor. Che cazzo? I giullari? Che sta reclutando? Ah no, non ho reclutato Alkira. Ma l'Italia che mamma mia. Quello che spara col cannone proprio l'avvocato, no? Con la io non ti ho interrotto. Io non mamma asfaltato. Mia. Mamma mia. Adesso c'è la guardia di finanza e sta già andando a casa di Vernizzi. Italian Guy dice: avete mai considerato di giocare a Victoria 3? Conoscete il titolo? No, il mamma mia. Il nostro atto della Vernizzi saga. No, da dove no. Ti arriva il fine economismo? No, da lì, da lì. Cioè, ho perso anni di vita con Victoria 3 gestita da Vernizzi. Anni di vita. Mamma mia. Con le sue falegnamerie di merda, tutte in uno stato, in una regione sola. Il popolo era nudo. Il popolo di Mokujin. Il popolo, come ricorda bene il signor Lolang, andava in giro senza vestiti, ma lui faceva tutte le falegnamerie. E vabbè, che c'è il messaggio di Gentili, lo legga. Ah, dov'è? Un po' più sopra di andare. Il suo ultimo messaggio, certo.
È importante, ha detto, è importante, ha detto, importantissimo. Altri amico dei socialisti. No. È vero. Noto amico, tra l'altro, quindi proprio è vero. Dichiarato. Ma senti, avrebbe mandato la pianta. È vero cosa? È vero. Questo dove sta andando? A Madrid, attenzione. Guarda che vergogna. Dai, abbiamo la... qua. Se non ce l'ho io. Riusciamo a picchiare questi scappati di casa a Bilbao oppure dobbiamo fare... In 300 qua... L'odio contro gli alpini russi. Riusciamo a picchiare questi alpini russi? Certo oppure... che c'è la marina... C'è la marina... Oh, non faceva nulla. Signori... Siamo anarchici, siamo belli, non siamo vernizi. Ecco il nostro esercito, 3 divisioni, perfetto. Finalmente ho vinto questa guerra. Qualcuno ricorda l'invasione cinese in Italia? La ricordiamo un po' tutti. Mamma mia. La ricordiamo tutti. C'era un gioco di merda. A che temperatura brucia questa? Adesso quanto brucia per l'Austro-Ungheria, signor Flack? L'Austro-Ungheria non si è fatta invadere dai cinesi con la superiorità navale. Stanno volando gli stracci adesso. No, si è fatta invadere dall'italiano. Come sta? No, invadere dall'italiano non mi pare proprio. Siamo arrivati a Broderick Italian Gaming Storia. Quindi conferma, signor Vernizzi, che l'Austro-Ungheria è stata invasa dall'italiano? Gioco state giocando, scusate. No, ora vuole praticamente... Me lo conferma. me lo confermi. Capito? Me lo confermi, signor Vernizzi, se ha coraggio. No, in realtà è invaso oltre le Alpi, basta. No. Popolo di tribù proprio barbari. No. Signor Vernizzi le ha detto. L'Italia ha invaso l'Austro-Ungheria. Errore di comunicazione palese. È vero errore o no? Di comunicazione palese. Allora, guardi, signor Flack, lei non ci fa una bella figura l'Austria. Cioè, no, infatti. Non ci fa perché manco siamo riusciti a invaderli e comunque avete fatto una fine del merda. Quindi non ci fa, già che c'è stato un tentativo di invasione, avete appena confermato che Trento e Trieste non sono italiane. Vabbè, l'ha dovuta sparare grossa. Insultatelo in diretta. Qua si rompono le amicizie. Innanzitutto Roberto Berri, lei è querelato. Io non sono amico di questi qua. Tranne del signor Beffi, che sono un grande amico. Comunque, signori, abbiamo 3 divisioni in croce. Per i nomi dovete scannarvi. I vincitori sceglieranno i 3 nomi. Chiatevi. E qualcuno è medagliata addirittura. Alcune medagliate addirittura. Sì. Oh, che bello è questo focus. Anarchism, no borders. Tutto. Prendiamo tutto. Tutto. Todos. Non deve ripetere quello che dico io. Non deve ripetere quello che dico. Niente, ma niente. Che cosa ha? 3 anni? Sì. Flack Tori a stendere i panni. Tori che siamo in Spagna era una battuta... No, secondo me assolutamente mi scliccato. L'Italia è invaso l'Austria. L'Italia è invaso l'Austria. No, francobollo, no. Mi sembra che l'Austria fosse lì dentro. Fosse lì dentro? Disegno mi fa mal la testa. Impero romano. Papa Negra di Vernizzi, Don Vernizzi della Mancia, Imagna Paella. In Friuli sosteniamo che Trieste non è italiana, in effetti, Pielorussi, non dia spago a questa roba. Vabbè, ma in Italia qualsiasi città, in tutto il mondo, qualsiasi città ti dice che non fa parte di quello stato. Alkir, mi sa che devi cambiare chiavistelli alla cantina perché per scappare ho fatti saltare in aria. Sì, però adesso me li ripaga anche, cioè mi rifà anche l'intonaco da cantina. Non l'avvocato. Ho fatto tutto un trucco del signor Alkir. Per guadagnarci casa, esatto, rifare casa col bonus 110. Sì, allora la gente chiede charlatano. A Vernizzi se è comunista. Sì, divisione ferramenta Vernizzi. A parte che abbiamo 3 divisioni qua non lo so, le vuole fare le divisioni o sta qui a quelle che ha guidato Vernizzi sono morte tutte, cioè non so, anche perché io tra poco dichiaro guerra a Portogallo, è così. Beh, quali divisioni?
qualche cosa, inventatele. Allora, qua possiamo mettere un bellissimo cappello. Un cappello? Sì, a queste divisioni qua. È un cappello. 48 ne facciamo. Meno 3 fa 45. Lo dico per vernizi così. Cosimo dice, Alkir, dica Frac qual è la città Caput Mundi e si faccia dire se era in Austria. Non era in Austria, gli piacerebbe, ma non era in Austria. Comunque votano, qua chiedono divisione ferramenta vernizi, divisione spagnole. Signori, qua tocca la guardia internazionale, non ci interessa. Signor Vernizzi, si prende lo slot per la ricerca, no. Niente, gli hanno inculato. Gentili, ha letto anche stesso il messaggio. Non ce lo facciamo dire due volte. Sulla Soviet Grisus, papà. Comunque, Alki deve cambiare la chiavistello della cantina perché per scappare l'ha fatto saltare. Certo, l'ha fatto saltare in aria. Infatti, io ho detto che mi deve anche ripagare l'intonaco. E Portogallo si sta a menare da solo. Bravo. Ma come? Finanziamoli entrambi. Ma con cosa? Quali soldi? Dai un sacchetto di patatine. Vabbè, ha detto ce le messe di tasca sua, ha detto ce le mette. Bravo, signor Gentile. Una parte e dall'altra. Lei è un signore. Visto, signor? No, signor Gentile, gliel'ha ritirato. Ma la grappa Palermo, Arsene ci dona la fresca. Ma la grappa Palermo, è lo sponsor di questa live. Bevete grappa Palermo. La morte liquida che scende giù per il cuore. Ma vuoi salvare la grappa Palermo? Lo stendino armato di Flak. Ma lo stendino armato di Flak. Non c'è nulla di. Non ci sono personaggi decenti da mettere qua. Mi pare. Ma come advisor? O no? Che ne pare lei? No, perché. Noi siamo non allineati, cioè l'anarchismo non allineato. Allora, vediamo. Voice speed. Boys, che cazzo. Bullet chiede a Vernizzi se è buona la grappa Palermo. Ah, questo ci dà consumo, questo è buono. Juan Negrin ci dà 0,50% di popolazione reclutabile, consumer good factory meno 10% e stability più 5, visto che stiamo a 0. Sa com'è. Fammi un improved worker condition, visto che... Signori, siamo a 69 like. Per quanto il numero sia interessante, dobbiamo andare a arrivare a 250. Signor Tommy, adesso invadiamo il Portogallo. Tra l'altro Portogallo fascista, inaccettabile. Inaccettabile. Un'onta inaccettabile. Che bella è la produzione, la casa di produzione aerea che si chiama Casa. La casa. Allora, signor Flak, come le ha fatte queste divisioni? Vediamo, divisione di infanteria. Bene, da 22 con due artiglierie. Come stiamo producendo? Non abbiamo niente. Adesso vediamo, ma il problema è qua, bonus industriali arrivano tra un po'. Vabbè, iniziamo. Poi magari se non stiamo con una fabbrica civile anche le stiamo costruendo. No, dai, chi ha preso? Special dai, project. Signor Backfield. Mi serve, se no io non posso decifrare niente, mi serve. Le serve. Siamo anarchici. Sì, però quando decifriamo e non ce ne facciamo niente perché non ci abbiamo neanche le lacrime per piangere. Pepo chiede di essere letto, leggete Pepo. E infatti stavo dicendo, signor Flacca, domanda a bruciapelo. A difendere Vienna dagli ottomani furono gli austriaci e i polacchi. Mamma mia, brutta questa. Gli austriaci in che senso? Perché non c'era. Vabbè, andiamo alla prossima, ragazzi. Andiamo. Non c'era l'Austria, c'era andiamo alla prossima. L'intero. Andiamo a 4 anche. I cittadini di Vienna erano austriaci. Vernizzi è l'essere splendente che per errore creò il Big Bang. Le domande fatele più chiare, però, sennò. Signor Flak. Alkir è il torero. Quindi, allora, cominciamo con i nomi delle divisioni. Su. Cominciamo con i nomi di divisione. La prima... Anche perché sono uscite, quindi forza. Spagnola, mi ricordo uno. Spagnola.
o spagnole spagnole, mi pare, sì, forse spagnola singolare, spagnola spagnola. Poi abbiamo un Alkir Torero. El Alkir, Alkir è il torero. È il torero. Alkir è il torero. Torniamo divisione a prendere... i furti di backfield. Divisione i furti di backfield, sì, mi sembra corretta. Oh, vediamo cosa c'era. Divisione ferramenta vernizi, effettivamente. Golosa questa. Divisione Panzer Massaia. La Pozzuolo del Friuli, sì, la Pozzuolo del Friuli dobbiamo farla. Berni. Aia, è finita. Aia, copertina. Copertina! Schiaccia il pulsante copertina, pulsante d'emergenza. Dategli uno schiaffo in faccia, super. Berni! Vernizzi! Abbiamo messo... Un attimo al telefono, raga. Ah, ok. Oh, porca puttana. Tutte vostre le fabbriche, ve le lascio per un mese. Al telefono, signori, la fresca per il signor Vernizzi, è arrivata. Poi abbiamo la Los Pendejos. Ah, divisione segherie spagnole. Segherie spagnole. Fanno rimembrare ricordi incredibili. Divisione torniamo a prendere le due Sicilie. Vabbè, la chiamiamo due Sicilie, torniamo a prendere. Divisione torero tutto cacato. Cioè, all'idiota che ha messo 12.000 fucili in vendita mentre noi eravamo sotto di 15.000, no, per dire. A chi l'ha messo in vendita i fucili? Chi no, non so. Economismo. Facciamo finta che è un idiota, dopo non so chi sia stato. Cosa, il signor Backfield? No, stavo commentando questo gesto, questo fine economismo stavo commentando. Secondo me l'ha fatto qualcuno che adesso non c'è. Il suo compratore, esatto. Guarda, ti ho messo i fucili nel mercato, comprali prima che li vedi. Esatto. E il compratore gli ha detto: oh, ma li hanno tolti tutti. Allora, abbiamo la pata negra di vernici, esatto. C'è quella, poi c'è divisione inquisizione spagnola, divisione El Ferro de Verni. Abbiamo poi inquisizione spagnola. Vabbè, ovviamente, divisione Las Frescas città. Sì, signor Gentili denuncia le guardie del signor Alkir che hanno fornito il C4. Poi, inquisizione spagnola, poi? Allora, poi c'è Vernizzi ragazzina ispanica. Ragazzina ispanica. Vernizzi, sei una bella ragazzina. Oh. Il Portogallo ci dichiara guerra. Ma che è stato? Il Portogallo ci dichiara guerra. Ma che è sta truffa? Vai subito! Stanno già dilagando, fermate il tempo! Ma che dilagando? Vai, facciamo... Facciamo vedere come si usano... Lo sporco? Esatto, che gioco ma sporco. Ma abbiamo gente poco equipaggiata. Cosa ma non ha nessuno, ma è un coglione. È scemo, esatto, sì. Dopo si è suicidato. Noi gli scemi li picchiamo, eccoci qua. Esatto. Dite no alla violenza. Dite sì a Vernizzi. Io voglio un giorno incominciare a girarmi tutta la città, a citofonare la gente la mattina e la domenica e incominciare: salve, ha mai sentito parlare di Vernizzi? Posso parlarle di Vernizzi? Vernizzi? Così no, gli dici ciao, io sono Mattia Vernizzi, poi scappi. No, voglio fare tipo i testimoni di Vernizzi. Bellissimo, poi denunciato subito come credo non legittimo. Le hanno mai parlato di Vernizzi? Divisione copertina. Divisione copertina è... Hai visto che siamo riusciti a recuperare i fucili? Grazie Portogallo. Portogallo è stato proprio gentile. Grazie al Portogallo. Gentile. Attenzione. Sono gentile Portogallo. Verga ispanica. Aspetta che c'è una divisione, leggete la gente, ringraziate il Portogallo, signori, ringraziate divisione, leggete la gente, è il figodromo, anche quello non è male, è il figodromo.
Sì, a sto giro abbastanza scadente, però vabbè. No, come? Delle spagnole non posso aspettare che sia scadente, per favore. Madonna, cioè, abbiamo stato abituati a degli standard, mica da ridere. Calchi il fine testimone di Vernizzi. La Sagrada Flacchista. La Sagrada Flacchista è bella. Grazie per aver partecipato. Grazie del tuo museo e tutto il resto. Ah sì, tra l'altro. Noi siamo in economia chiusa, quindi abbiamo perso tratto al mondo. Sull'artiglieria, cioè se devi sparare. Metti l'artiglieria sul pipo, a tutti sopra. Allora, chi è il prossimo nemico, così mando le spie a indagare? Alkir. Anche un po' Vernizzi, perché non mi fido a te che sta a te. No, sì, ma sta cospirando qualcosa. Adesso facciamo Regional Defense Council of Iberia. che ci rende core il Portogallo. Che ce lo rende core. Beh, il prossimo nemico mi pare ovvio che sia la Francia. Leggete Mulles, leggete Pepo che dice leggete Mulles, che dice leggete Pepo. E alla fiera mio padre con Vernizzi, io credo sul Papa ho ancora dei dubbi. Alkir, mi dica, signor Cosimo. Mi dica. Grande Cristian. La Madonna. Il frescone di quelli. Il frescone pesante del dottor Toast. Andiamo a metterci le felpe. È arrivata la fresca, è andato Vernizzi. Cos'è? Hanno usato vabbè, guarda. Ha sentito il suono del fruscio. Questo è altamente probabile. Ha sentito gettoni d'oro. Si finale. Mettono entrambi le copertine, addio, prof. Si raccontano tante di quelle cose che... La fresca iberica, grande signor Toast, spammiamo un po' di fresca e un San Canizio. È arrivato ovviamente, buonasera. Buonasera signor Toast, un po' di fresca e un San Canizio. Archi, però ti chiedono, ma se alla domanda conosce Vernizzi rispondo di sì, cosa fa? Scappa come Peter Griffin o sa argomentare? No, devo scappare perché non posso argomentare. Scappa. Olè, andiamo del Regional Council of Iberia. Ah, la divisione a Serie E. Ce ne abbiamo ancora. Sì. Abbiamo anche storica, le navi da illuminare. Tipo una nave espadriglia sarebbe lì. Di navi ce ne sono qua. Abbiamo ben due. Io ho preso pure quella portoghese, io ho preso pure la flotta portoghese. Che cosa vuole di più Davide, signor Vernizzi? Non la flotta portoghese. Ma in tutto ciò, il signor Backfield, il signor Franco Bolle è disperato, chiede di essere eletto. Vediamo dov'è. Vernizzi ha telefono con Putin per parlare di atomiche. Di crimini di guerra, forse. Divisione Alkir nemico pubblico. Come Alkir nemico pubblico? Vedi, tu mi hai chiesto di leggere. Ho capito. Hai tirato il dado, uscito un critico fallimentare. Però stiamo andando a 2. Perché questo è andato a 4. Ah, questo è per te, Archie. Divisione Pozzuolo del Friuli. Già l'ho fatta la Pozzuolo del Friuli. Dov'è la Pozzuolo del Friuli? Dove cazzo è? Ma c'era la Pozzuolo del Friuli. L'avete tolta. La volta Vernizia ha anche una città che si chiama La Pozzuolo del Friuli, eccola. Dov'è? Si trova precisamente a Zaragoza. Allora questa la chiamo la Pozzuoli. La Pozzuoli, quella lì. La Pozzuoli, prof. A sfregio. Divisione Cuba, non muore America. Gentili, l'ha letto prima Alkir e anzi Flak del C4. Se lo rileggo se vuoi. Alkir, mi sa che devi controllare le guardie perché sono loro che hanno mandato nel C4 per far saltare in aria le serrature. Chiaramente dietro l'arco compenso si sono fatte corrompere abbastanza veloci. Signor Gentili, lei è un corruttore. Noto fine. Corruttore, un fine corruttore. Signor Chi è che è stato medagliato? Stamarina? Che gli devo dire? Lasciategli fare, con calma. Io lascio fare. È troppo agitato, è troppo agitato. Con ben due docker riusciremo sicuramente a creare una. Ma adesso le faremo i focus adatti, stia calmo. Allora cosa mi chiedi a Marina? Ho chiesto come sta. La merda, cosa vuoi che sia? La merda, adesso. Posso però, i termini, siamo posso ancora in fascia protetta. Posso dirle? Siamo ancora in fascia protetto. Allora, non ti permette. Flak.
Mules chiede: come hai fatto a ribaltare la situazione in Cina? Dopo i primi saccamenti, i nemici vi stavano mettendo in fuga. Poi non so come li avete asfaltati con facilità. È arrivato il secondo fronte dalla Marina. No, non mi sembra. Sono state le spie che hanno fatto un ottimo lavoro di spionaggio e hanno garantito una... È vero, sono stati i miei 7 aerei che svolazzavano in giro così a caso, a buttare bigliettini anarchici. Sono state le politiche di Alkir, ok, così tutti abbiamo contribuito. Esatto. Sai che in Cina era un fronte enorme, gigantesco. Non c'erano abbastanza truppe per coprire, tenerlo tutto. Portogallo non ha dockyard. No, il signor Langhi dice invadere l'Italia. Sì, infatti adesso facciamo una bella, però non possiamo dichiarare guerra. Dobbiamo avere il 50%. Invadiamo l'Italia passando dalla Grecia. Comunque che bello che questo paese ha zero di stabilità, ma 100% di war support. Esatto, sono tutti pronti a scendere combattimenti. Comunque questa non è vernizia. E per le navi, corazzata tortiglia di patate. Tortiglia di patate? Sì, come nave tortiglia di patate. Come divisione, quindi, questa non è vernizia. L'Espana sarà la tortiglia di questa patate. Non è vernizia. Esatto. E come divisione? Questa non è vernizia. Questa non è vernizia. Esatto. Ah, ma sto focus qua non ci dà un cazzo, Alk. Non ci dà un cazzo sto focus? No, meglio se fai quell'altro... Freedom. Dobbiamo togliere collective recovery. Ok, andiamo di collective recovery, dai. Così andiamo giù da sulla parte dell'industria, tanto l'esercito lo togliamo il malus dopo. Va bene. Così stanno pure i dockyard, ci sono pure i focus per i dockyard del malandrino di Parma. Ma mi ha dato il malandrino di Parma. Il malandrino. Ti ha dato del Parma. Il prosciutto. Il dindarico. No, divisione Natalia e strada vogliono anche. Signor Picchio dice divisione fai fottuto. Oddio, Dottor Berry. Dottor Berry. Grande Dottor Berry. Regali 5 abbonamento o 6 fine economistis. Grandissimo Dottor Berry. Dottor Berry. Super, grazie per il supporto. Grazie mille. L'abbonamento in regalo. Correggetemi se sbaglio. No, non l'ha ricevuto. Lo liscia. Ma chi è? Sì. Vernizzi de Orro. Paella che ti canta. Stancio panza de Parma, va bene. Ma scusami, a questo punto guarda, arriveremo tantissimi a... Nella registrazione saremo in tanti. Ma devono fare associare il loro canale YouTube al Discord, quindi ovviamente il Discord della Brotherhood Italiana. Il gioco è fatto. E a quel punto avete i permessi, quando ci sono le registrazioni, eccoci qua. E sai cosa vuol dire anche che i meme proliferanno? Proliferanno, diventeranno tanti. Piaciuto, non so chi l'ha scritto, ha detto che riesce a vedersi finalmente la puntata perché stava facendo i meme quando registrava. Esatto. Grande. Franco Bolle incazzatissimo. Di certo, arriverà anche per lei, non Franco Bolle, non si preoccupi, prima o poi. Devi solo avere pazienza. Avere solo pazienza. Riusciamo ad andare a una velocità umana? Anche no. Perché così stai dando a un caprone del porco, quindi non è proprio una cosa bella. Caprone è una capra, quindi... Non abbiamo capito gli altri. Cosa? Può magari far vedere qualche ispezione della sezione fine economismo per far vedere un po' la fine qualità che c'è di questi meme. Allora abbiamo intanto l'avvocato di che oggi si riposa domani quando l'Italia ha invaso l'Austria. La squadra di Alkir è bellissima. Intanto alle acciaierie Vernizzi, stupenda. Questa è fantastica. Bellissima. Vernizzi tra le nuove acciaierie sui nuovi anarchici. Acciaierie spagnole con 200 unità di acciaio in surplus. I told you we're going to watch X, you can leave.
chi siamo, fini comunisti, cosa vogliamo, spore, perché lo vogliamo, vernizzi. Ragazzi, ce ne sono tantissimi, ce ne sono tanti, questo gli scandinavi. Se non fai per la prossima settimana, credo che sarà di nuovo mercoledì alla fine. Vediamo se fare mercoledì. Martedì. O lunedì, poi vedremo. No, martedì. Signor Gira che ha bestemmiato così a raffica, gli hanno cancellato tutti i messaggi. Ha detto per 5 volte mannaggia sandali di alto. No, i miei sandali sono bellissimi. Sono sì, però le deve smettere di utilizzarli con i calzini. Metta sandali. 4, però mica sono austriaco. No, però il suo gusto è tale uguale. Non mangio la Wiener Schnitzel. Quello è il problema. È una cosa che si mangia, non si fanno altre cose con quella. 2-0. Il signor Bulles è disperato. Cosa mi sto perdendo? Quello è il canale della perdizione. Esatto. Adesso vale solo quello e l'abbonamento. Guarda, no, signor Gianmarco. Lunedì non registriamo perché è Pasquetta. Io starò in Portogallo, tra le altre cose. Se volete sapere, è appena invaso. Poi oltretutto, appena in spagnola. Cosa mai voleste nuclearizzarlo per dire? Esatto. Ma se tutti, tipo, tutti i posti con paradisi, esatto. Dai, facciamo, facciamo un gesto distensivo. Dockyard da Vernizzi, state a cagare. Però, signor Vernizzi, però. Ascolta, ma le lasci qua? Cosa stanno pescando qua i tonni, sta flotta? Ma la sposti la usi con te? Mi dà fastidio che sia lì? Mi dà fastidio a prescindere la flotta. Un po' fastidioso. Okay, allora, guarda che simboli gli ha messo la flotta. Guarda, un cappello da cos'è? Da Napoleone, quel cappello lì. No, signor Pepo ci lascia. Buona serata, signor Pepo. Buona serata. Buonanotte, signor Pepo. Continui a votare Austria-Ungheria, mi raccomando. Qualcuno ha perso un sandalo. Ci pensi tanto. Per festeggiare, champagne e squillo di lusso per tutti. Alkir usa i soldi delle YouTube per farsi le... Per sì, farsi è vero, è già stato beccato. Le vacanze, signor Gentili, sì. Qua c'è sappiamo dove andare Alkir, tutti a prenderlo. E bella signora che va a fare la bella vita a un bicchiere di porto al porto di Porto. Signor Gianmarco, vado là solo per dire questo. Guarda i portoghesi che lo guardano e dire, ma questo dove è sceso? Ma perché non posso fare governo collaborazionista della Francia? Siamo anarchici. Non collaborano gli anarchici. Ah, ecco. Abbiamo dopo un focus per espandere l'anarchismo non conosce confini. Eh sì. Guarda che bello. Bellissimo. Sì, però a velocità Vernizzi ci arriviamo domani. E fine generale, il signor Flack, mettere tutto qui. Mi piace. Avrebbe disposizione delle cazzo di montagne. Ma c'è un fiume, da più bonus rispetto alla montagna. Sì, ma allora, ma perché? Vernizzi, scrivimi le cose prima di dire cagate, così non ti blasto, non ti asfalto in live. È uno scemo. Vedrai che si stanno allenando le truppe, se le metti in montagna crepano male. Aspetta, ma perché dobbiamo leggere Kakarot che dice di leggere Fazio, che dice di leggere me, il signor Franco Bollo. A parte che crepano male a prescindere, quindi nell'addestramento consumano equipaggiamento. Sì, ma in montagna, allora sì, che crepano in montagna col più 100% di attrition o in città è uguale per te. Poi dice che è austriaco lui, manco si allena sulle montagne. Ah, chi, se vuoi a Lisbona posso consegnare. Ma sono spagnoli, mica austriaci. Dove entra in piedi dei cestini. Ma ci può mettere un po' di austriaco. Ecco, atomico e nel cul de Verni, qua chiedono, io eseguo. Capito, Alkir? Cosa? Che Robberi dice che conosce a Lisbona un ristorante dove entri in piedi ed esci strisciando, se vuoi te lo dico. Ma che vuol dire strisciare? Cioè, nel senso che ti porta qualcuno o te ne vai tu strisciando? Ma l'Inghilterra cosa mi ha spostato le fabbriche. Io veramente adesso più denuncio all'AIA. All'AIA la cotoletta di merda. Che cos'è la cotoletta di merda? È quella di Laia. Diciamo ciao alla pubblicità. Ciao Laia. Perdonate la domanda retorica, non si dovrebbe aumentare la percentuale della fazione CNTFI? Sì, si dovrebbe.
Ma... sì, ma tanto sta cosa qua ci dà soltanto un malus di stabilità, ma come vedi l'anarchismo non conosce la stabilità, quindi non spendere punti politici per arrivare al 100% di non allineati. La stabilità non è il futuro. Poi così siamo come la bandiera, vedi, metà e metà, i colori diversi. Ma chi ha fatto dei people fleet? Ma no, ma... ma guarda, posso dirti un nome? Ma anche due. Porca ragazza. Niente. Chi è stato? Ma perché toccate? È stato George Biden. Bello, mi stava meglio come no. No, non è vero che sia bestemmiare, non leggiamo, non leggiamo, leggiamo Artos. Artos scrive leggete Artos. Benigni recita Benigni. Slack Sparo dice che è bello sparare gli ostrici sui donzo. Sì, ma lui gioca in single player nell'addestramento, fa soltanto quello, perché sennò non riesce a nabbo. Vedi come rosica, sentilo. No, è vero. Buonasera, viene a giocare da pesca con me Dattila ogni tanto, voilà. Infatti. Ah, Gentili dice, Alchi, tra i tuoi guardi c'era una bella ragazza che mi ha gentilmente fornito C4 e mi ha voluto seguire perché si è innamorata. Addirittura una liaison con le mie guardie, signor Gentili. Giustamente. Io sapevo che però Alchi reclutava solo... come faceva come il re di Prussia, uomini grazie, per fare i granatieri alti. Buonanotte signor Checco, buonanotte. 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 Divisione buonanotte. Francisco Goya, voglio una divisione Francisco Goya. Dice anche Gentili che se vuole può rimandare l'appuntamento, però vorrebbe qualcosa in di più. Chi ha messo i carri pesanti con la Spagna anarchica, glielo appoggio. Carri pesanti anarchici, bellissimo. Sì. Anarchicamente. Ci sta. Faremo il carro e il toro. Signor Artos, adesso lo leggiamo. Adesso andiamo a leggere il signor Artos, se no bestemmia. Il famoso Artos legge Artos. Vernizzi ci rapisca il Papa. E come faccio? Lei può. Ma qui no. Qui no, sono solo scuse. Le mie orecchie sentono solo scuse. Esatto. Tu sei vero. Il Mules ragione, Gentili. Occhio che quella ragazza potrebbe essere una pia, potresti trovare una brutta sorpresa dopo. Le mie orecchie sentono solo scuse. Andiamo a espandere sto anarchismo. Repulisca. Oh, possiamo giustificare l'Italia? La giustifichiamo? Ma sì, ma che cazzo ci frega? Siamo anarchici. Bravo, come ci arriviamo in Italia? Beh, con la gloriosa flotta di Vernizzi. Ah, sì. Bravo. E allora giustifichiamo la Francia. Bravo. È pronto? Pronto, signor Flack? Dai, nel 40 la giustifichiamo. E come ci arriviamo? Siamo fra un mese. Un mese. Come ci arriviamo? Come ci arriviamo? Te in ginocchio sui cecili, mortanguerrieri. Perché? Come? Ascolta, ma... Minchia, c'è più vita nello scantinato di Alkir che in tutta la Lombardia. Signor Artos, intanto abbiamo dice che per Apex c'è, eh? Ah, esatto. Bravo. Bravissimo. Ma perché l'esercito ha un comandante se anarchico? Giusto, signor Flack. Queste sono. Ma voi avete tutti quanti, firmato che gli sta bene che comanda. Buonasera, signor Alex. Buonasera. Voi avete una nota confusione mentale sul fatto dell'anarchismo. Intanto la Germania è in guerra con l'Unione Sovietica. Così, en passant. Sì, Mulles era la sua speciale, quella con sorpresa. La chiamo spia Kinder. Rimuoviamoci il malus magari prima di dichiarare guerra alla Francia. Ah, così subito verrà, contro la Francia che verrà garantita dalla Gran Bretagna che ci farà fare adesso. Cosimo pone una domanda importante. Se esistesse una macchina del tempo funzionante, voi impedireste la nascita di Vernizzi, l'ascesa austriaca o quella albionica? No, questo è troppo facile. La seconda, ovviamente. Ovviamente quella sicuro non la prima, se no non avremmo organizzato tutto questo, non avremmo conosciuto niente. Quindi la prima Cecoslovacchia sta picchiando i polacchi, posso dire che è un po' cattivi veramente, cioè. Oh merda, che è successo? È già tedeschi sovietici contro la Polonia, sì. Entrava i sovietici, sì. La Polonia è in mezzo, è un sandwich. Però i sovietici hanno un bel po' di gente dentro.
Greci, turchi, rumeni. Il Brasile, la seconda è una repubblica. Ci sta Vargas. Parlando di Battle Royale, non vedo l'ora che torni Rebirth Island su Warzone. Una cura al dolore di Waller. Domanda al gran consiglio. Sì. Ah no, questa l'abbiamo già letta. Divisione Lancia Churros. Bellissima Lancia Churros. Signor Noctolin, bravo, bellissima. Signor Pio, però non leggo il suo messaggio, però gli dico bravo, non si preoccupi. Questa è la 20ª Lancia Churros. Divisione Parmesano Vernizzi. Parmesano Vernizzi? Parmesano Vernizzi. Brutta questa. Ok, questo è un girone dell'inferno specifico, sappiatelo. Oh, finalmente. Cosa? Non te lo dico, fatti i cazzi tuoi. Ma stracagati addosso, ubriacone. Madonna. Vernizzi fine seviziatore dei topi di Cenerentola. Madonna, i gusti. Signor Junk, giustamente potete anche ignorare Gibilterra, ma il popolo sa che è ancora inglese. Ha ragione. Ma il signor Flack si caga sotto e dice no, la Francia può vincere l'Inghilterra. Ascolta, io sono qua che sono l'unico che utilizza una cosa che è l'unico che ha, il cervello, quindi si figuri. No, lei ha tante cose ma non fare. Cervello. Possiamo dire certo. Dei punticini, quindi, così prendo il cazzo di Negrini. Facciamo un attimo un riepilogo. Uno importava acciaio a caso, Beck che consuma più fabbriche civili che una guerra civile, quell'altro vabbè fa le porta aerei mentre noi siamo in guerra civile. Buonanotte, lei che mi sclicca. Io mi sclicco? Io non mi sclicco, sì, il cazzo. Sì. Intanto Francobolo dice, ragazzi io vado che ho da fare, guarderò poi la live. Abbasso Alkir e forza Flack che conquista tutto. Grande Francobollo. E viva la figa, volevo dire. È inspiegabile che non esce. Signor Francobollo, io le prometto che indagherò perché non è arrivato a lei l'abbonamento. Secondo me qualcuno ha messo un blocco. Se lo meritava, un grande ragazzo. Grande signor Daniel. Allora, signor Alkir, io ho... Leggete azione intanto. Le ho mandato... un file audio, che poi in realtà è anche video perché non l'ho scritto male, che parla chiaramente di che cos'è l'anarchismo. E buonasera, signor Daniel. Buonasera. Cos'hai fatto? Ho chiesto così, signor Flack, la smetti di dire che non sappiamo che cos'è l'anarchismo, che in buona sostanza è tutti fanno quel cazzo che ne hanno voglia. Ma in base a cosa questa frase, Vernizzi? Non ho capito. Ma che cosa diventa? Dobbiamo far partire Super Quark? Se vuoi. Cos'è che ha detto? Ma non lo so. 23ª bucio di culo. Sì, fatta la 23ª bucio di culo, il signor Daniel. Sì. Mamma mia, grandissimo. Se no, altrimenti ti mando Rutelli, Rutelli. Allora, visit Turchia, please. Please, ban Vernizzi, please. Arte ne chiede, quando metterete moderatori per la chat e reclutate nuove posizioni per il Gran Consiglio per fermare Vernizzi? Annunciamo qui ora, oggi e subito, che prossima settimana saranno aperti gli sportelli per candidarsi. Per i moderatori. Per il Consiglio ancora è presto, perché siamo già tanti così. No, per il Consiglio è così. Il Consiglio resta così. Ma se venite in canale possiamo giocare insieme ben più che volentieri. Vabbè, poi partiranno delle situazioni. Sì, ma adesso vogliamo organizzare un torneo tra tutti quanti. E il problema è il tempo. Sempre il tempo. Il problema è il tempo e Vernizzi. Bravo Mulles, glielo dica a Vernizzi che fa lo spiritoso. Dove metti le truppe? Glielo dica. Cosa devi dire? Sentiamo. Ma se la sente calda penisola... contro la Francia o dobbiamo... Sì, ma la penisola c'ha 4 lati al mare, per dire. Che ci deve pensare la Croce Rossa? O ci pensa Vernizzi? Vedo male, la vedo proprio male. Non è dato aver risposta. No, non abbiamo aerei, se lo ricordi. Non ha fatto neanche un po' di antiaerea. Aia, Gianmarco dice, sì, una prova contraria, quello che mi sclicca e regala patti di non aggressione è lei, signor Flack. Esatto. Sì, però Flack è senza C, per dire, dopo fate come volete. Alkir è Dio, Flack è l'arcangelo... No, signor Cosimo.
Troppi arcangeli, troppi arcangeli. Beh, effettivamente Alkir Dio mi sembrava abbastanza pesante, da dire. Non mi so sa se... per quello che ha. No, purtroppo i poteri forti ci hanno censurato, signor Cosimo. Alkir, amico dei traditori della patria e del popolo. Ma è amico del popolo e dei traditori della patria o dei traditori che hanno tradito sia la patria? Oh, l'ha rifatto. Alkir e Dio, Flak e l'arcangelo Michele, fate uno screenshot. Il portatore di luce nucleare, Attila e l'arcangelo dell'aria, Raffaele, dell'aria Raffaele, e Beckfield l'arcangelo depravato Gabriele. Continua la prossima puntata. Ah, salve, grande italiano, serio. Buonasera, signor italiano. Serio. Sì, ma signor Mulle... Serio, sì, è... È tutta invidia dei ragazzi qua. Signor Flack, se la sente calda contro la Francia o si caga in mano come al solito? Le do un dato. Abbiamo 24 divisioni, loro ne hanno tra le 89 e i 200, vuol dire che ne hanno 140. E più l'inglese che garantirà sicuro, 100%. E non è in grado neanche di riempire queste 4 scappate di casa che ha. Sì, bravo Vernizzi, porta ancora un po' di acciaio per le tue navette del cazzo. Vai a cagare con io, Madonna, è arrivato a coglione. Cioè, se lui è arrivato a coglione vuol dire che ha sprecato tutte le malefatte che può dire questo. Attenzione, l'Austria vittoriosa. Beh. Ma è scoppiata. Cosa hanno fatto da Cinesi? Madonna, che cazzo è? Per fare sfregio al tedesco, si è presa i sudetti l'Austria. Ma perché? Perché? Ma cos'è? No, beh, bellissimo. Ma che cazzo di suddetti sono, scusi. Guarda. Piragna chiede qual è lo stipendio da moderatore. Beh, prima di tutto parlare a tu per tu con Vernizzi mi sembra una grande paga. Allora, c'è una conversazione privata tra me e i moderatori della durata di 4 ore, una volta alla settimana. Sì, a per due però. In realtà quindi dovete pagare voi Vernizzi per la consulenza. No, ci troviamo in canale e io parlo. No, l'ombra di Vernizzi è stata catturata, signor Beckfield. Faccio no, è perché evidentemente non era brusa così la sua ombra. Non era così tanto ombrusa. No. Ma io l'ho salutata bene, signor italiano serio, lei mi mette tra i brutti, è incredibile. Allora io la metto tra quelli che non hanno gusto. Vabbè, ma gli italiani seri così da aspettare. Il signor Giacomo comunque dice una cosa giusta. Facciamo i complimenti alla Francia che nel 40 è ancora in piedi. Un applauso alla Francia. È vero, signori. Complimenti. Esatto. Un applauso alla Francia. E quindi noi dobbiamo distruggere tutto allora. Infatti, vergogna tra l'altro al signor Alkir che non ha fatto nulla per fermare la Francia. Ma cosa? Che voglio dichiarare guerra da 3 ore e lei... No, voglio, con no, il voglio però siamo ancora qua fermi. Perfetto, giustifichiamo la Francia. Ma due antiaeree non le vuole produrre? No, Rosalba, no, non metteranno mai a fare l'Austria, cioè piuttosto portano una Svizzera multiplayer, guarda. No, vabbè, lo faremo l'Austria, non preoccupare. Sì, sì, al mio compleanno. Non spendete detto. Punti, non spendete. Quando è il suo compleanno? Non te lo dico. Cazzi su, non gioco l'altro. Il 25 dicembre. Allora, Barry dice che la chiacchierata è un SMR, una SRM, vero? Nel caso mi candido e uccido chiunque osi ostacolarmi. Se con Vernizzi, Vernizzi fa SRM. Dice... Spiego i principi del fine economico. Signor Flack, parlando seriamente, vuole aspettare i focus o vuole che dichiariamo guerra? Se la sente calda, mi dica lei. No, non ci abbiamo abbastanza truppe. Ma non è il problema di truppe, è proprio non ci stiamo dietro, siamo ancora in negativo di tutto. Va bene, allora attenderemo. Che cagato che sia Flak, mamma mia. Cosimo dice che decide di fare il provino con me o Vernizzi. Beh, con me avresti registrato. E dovresti firmare un plico alto quanto la Bibbia di permessi. Vede, signor Flack, al dottor italiano serio attraggono i brutti, quindi era un complimento. Sempre a pensare male lei, signor Flack. Che vergogna. L'abitudine, chiedo scusa. Che vergogna. Ah, bello una Svizzera in live, fare la Svizzera per la felicità di Alkir. Ciao, ognuno un cantone. Bellissimo. Il mio mostro nero, cazzo. Allora, io metto un carro armato di questo tipo. Attenzione, sta disegnando il carro armato
Il toro dice attenzione a cosa dite sulla Svizzera, che io sono svizzero. Ah, solo la mia bestia nera a questo gioco, non si preoccupi. Bravo Arsene, te faccio io il colloquio. Allora, sentire una chiamata di 4 ore con Verni che parla a ruota libera è un sogno, magari nel mentre cucino gioco a Skyrim. Ora coglie cavoli e patate in giro. Cosimo invece dice: signor Beckley, lei che è custode dei segreti del Consiglio, ci dica chi è più il criminale lì in mezzo, Vernizia reale o è solo un hack di Alchi di ChatGPT? Ah, tira davvero i capelli. Effettivamente è quello fuori gruppo, signor Attila. Ma legittima, effettivamente. Ti dirò in anteprima. Sono tutti uguali, io sono diverso. Attila i capelli, esatto. E Vernizzi è come lo dipingono, è un criminale di guerra. Sì. Ma anche dei difetti. Ma perché? Perché la Svezia comunista entra negli alleati? Qual è la logica? Perché c'ha quasi 46% di democrazia. Vabbè. Democrazia cristiana, tra l'altro. Esatto. Quindi dovrebbe piacerti. Vai, ho fatto una nuova divisione ai carri armati. Oh, andiamolo subito a vedere. Andiamo a vedere. Oh, il toro. Madonna mia, andiamo a vedere il toro. No, ma che disegno è? Sì, un disegno incredibile. Che brutto che è pure. 91 di armor, 56 di breakthrough, hard e soft. Ah, ci ha messo proprio il cannone, quello tutto piercing violento qua. 90 il toro, piercing. Questo penetra. Questo penetra. Se te penetra un toro. No, non è penetra. Ma chi era? Bulles, stiamo reclutando anche gli Stuart. No, signor Gabriele, non glielo concedo. Signor Gentile, i vini non facevano schifo. Si è scolato bocce da n milioni di dollari. Voilà. Che fregatura che ti sei preso. Veramente. Oddio, stanno facendo troppe fazioni. Chi? Allora, certo, lei attende, lei è un attendista. Attendo, la Spagna si gioca a serio quando si finisce il focus. Lei è uno stendino. Ascolta, DJ. DJ. Vuoi vedere? Che cos'è DJ? Sì. Allora, il nostro obiettivo è quello di prendere il controllo di tutto il tungsteno del mondo. Ma chi mi ha usato i punti politici? Gli mortacci vostri e di chi non ve lo dice con una mano alzata e un dito al culo? Perché mi avete usato i punti politici? Perché? Ma per quale motivo? Perché? Pezzi di fango. Cosa dovevi fare? Scusa. Siccome ha detto questo, penso sia stato proprio lui. No, giuro, non ho toccato. Il primo che ti ha detto cosa ti serve è perché mi sa che proprio... No, veramente. Sai che io non è che mi sclicco. No. Intanto il signor italiano le dice, signor Flack, che in onore del vostro futuro matrimonio rinomineremo una divisione Il nostro amore sarà eterno. No, io non posso, ma non per un motivo personale, è per il semplice fatto che oggi è giovedì e io, come ben sa Vernizzi, ho dei giorni in cui non posso, sono sentimentalmente vincolato. Oggi è bastardo dentro. Sì, oggi investirei Vernizzi in monopattino, guarda. Ieri purtroppo no. Ieri invece, mentre giocavamo sulla live della Millennium Dawn, invece è stato amore. Sì. Mi ha fatto i massaggini alla schiena, i bacini sul collo. Ma che cazzo sto sentendo? Cioè, stavamo parlando di... C'eri anche tu, non fare così. C'eri anche tu, dai. No, vabbè. Ma quindi Rosalba, noi siamo fortissimi, andiamo contro tutti, non abbiamo bisogno di alleati. No, è che rovesciare i governi non posso far nulla, perché oddio, potrei boostare sì non allineato. Anzi, non accetti questi pretesti per avere più fabbriche, back. Però non lo faccio io, non è che posso far molto. Vogliamo la proposta. Può fare tanto con due spie nel letto, se lo ricordi.
Canonis. Flacche senza C, sempre. Lo state facendo piangere tutti. Oh, eccomi qua. Sì, è vero. Io e Backfield siamo maltrattati. Vengono... male il nome di Flack, una fatta da qualche parte piange. Ah, esatto, sì. Un cannone facilecca ogni volta che dice Flack. Un cranio. È un aereo bombarda civili, quindi è colpa vostra. Ma quanto comunismo c'è nel mondo? Ma che cos'è sta roba? Sì, ma infatti... La Bolivia joina l'Asian League. Ma che cazzo... Sta creando un mondo incredibile. La Justice League asiatica. Esatto. Sì, in questo caso invadere la Francia perderemo Ceuta, tanto poi la riprenderemo. Non hai detto niente, 67 de ferro. Una vergogna, signor Flack. Sta tutto lì, sa. Questa politica è una vergogna. E ferro sta tutto lì. Sì, vabbè, anche voi dovete smettere di metterselo lì, che cazzo volete? Ma con noi non ce lo mettiamo lì. Eh no, chi ce l'ha messo, Gesù? Sì, sì, per via della macia d'Egitto ho deciso di portare all'Egitto. Da... Sì, sì, lo so che la gestione di Verni il tirannicida, lo so. Uh-huh. Cosimo che fa la proposta. Conclave tra moderatori abbonati per decidere il capo del Gran Consiglio. Si accettano svariate forme di corruzione. Che qua pensare... No, devo rifare il toro secondo. Non ha fatto neanche una battaglia al toro primo, è già feo. Già ho detto 14, ne ha proprio un mouse, letteralmente. Costato una follia e non è mai stato messo in campo. Mamma mia. Alfonso in Francia? Ma chi? Sì, Alfonsone. Mamma mia, che capello. Ah, Borboni! Mamma mia, che baffo. Borboni. Mamma mia. Arsene chiedeva il nome del carro, il Penetrado. Ah, intanto ho messo questo, intanto, dopo voi valutate. Il Toro Loco 2. Ma scusami, ma non è Barbon? Niente, ragazzi, chiudete qua tutto. Per veramente, chiudiamo, signore, è stato un piacere, ci vediamo alla prossima live. Quella copertina al collo, direi, giusto per fare modalità bavaglio. Vabbè, adesso, per signor mangiare. Flack, vuole picchiare i francesi al sesso borbonici? Beh, direi, non so cosa stiamo aspettando. Stiamo aspettando. Adesso secco entrano in alleanza con la Germania, secco sicuro a cannone proprio. Era meglio prima, secondo me. Era meglio prima, esatto. Siete tutti testimoni, che i guerrafondai hanno voluto questa cosa. Ora l'aviazione non c'è per te, te lo dico. Confermo che come Nakeci non posso neanche boostare una nostra fazione, non posso fare no, perché deve essere tutto a cazzo di cane. Io ci ho provato. Oh, smettetela di usare i punti. Non l'ho toccati, giuro non l'ho toccati. Si fa presto a dire giuro non li ho toccati, vado a prendere le sigarette e se voglio torno. Detto, no, posso risparmiare. E se voglio torno. Io per protesta consumo Fabbriche 5. Scendiamo in piazza per consumare Fabbriche 10, Fabbriche civili per noi. Andrei a saccheggiare la Gallura. O Gallura, Dio si voglia. Andiamo a prendere andiamo al banco, Matt. Andiamo al banco. Ah, bello, siamo in closet economy, quindi non possiamo importare equipaggiamenti. Certo, Madonna mia. No, è bello, l'anarchismo, il comunismo. Ma tu l'hai detto che volevi giocarlo, Venezia? Tu l'hai detto per primo. Ma non penso proprio. Ma cos'è che vuoi? Perché sia? Che vuoi te? Barabba, venditore di pantofole. Ciarlatano. La smettete di fare civili e di usarle, la smettete. Barabba. Abbiamo le stesse fabbriche dell'Albania quando è pappetizzata. Neanche trascendentiamo così. Che puzza. Così. Che puzza. Signor Picchio, io la porto nel cuore. Giustamente signor Luca dice divisione, una mano alzata e un dito al culo. Ci sta.
Vabbè, comunque il generale Lina Odena guiderà le truppe in questa guerra folle. Ci faccia la telecronaca. Non penso proprio. Un po' perché il trapezio all'improvviso gli sta venendo un'embolia. La trapezio. Servono più fucili. Certo, però qualcuno ficca dei civili in prima fila. Evidentemente c'è stato un errore di comunicazione. No, evidentemente c'è stato un errore nella tua testa bacata. Tra l'altro la pancia non è allineata comunque. Sì, Borbone, ci avevi detto. Il project da 10 fabbriche. Cosa stai facendo? Stai minando Parigi? Non lo so. Alphonse Prime. Se la sente calda? Mannacci. Se vuole aspettiamo, Non ci corre dietro nessuno. No, ormai è giustificato che facciamo i fintoni. Posso anche cancellarla la giustificazione. Attila, questa è per te. Abbiamo ancora 90 giorni. Rosalba suggerisce caccia con 2 mitagliatrici e 3 cannoni e tutto su agilità. Assolutamente. Ma... brava che ha visto Scuola di Guerra. Regalate un Super Nintendo a Vernizzi. Perché? Ma che ne so, le vogliono fare un regalo, non lo vuole? Così ti metti domani. Signor Vernizzi, contro la flotta francese la voglio... eh? Ma cos'è? La voglio proprio... Ma va cagare, altro che... Ma che è? Niente, signor Gentili... Signor Gentili intanto mi informa che la cantina è stata devastata. Eccola, andiamo subito. Sì, però mi dici il senso di sta cosa, cioè di sto gioco, me lo devono spiegare. Dai, vai, andiamo. Andiamo, stiamo giustificando, dove andare? Qua in guerra contro tutto il mondo. Quindi la Francia ha aggiornato il Comintern, è così. Che è in guerra contro gli alleati, che è in guerra contro il German Empire. Aspetta. Prova c'è contro Germania, adesso la Germania la devasta la Francia. No, è che stanno là ancora. Ah no, vedi, adesso stanno passando per il Belgio. Sì, ma sono già lotta in... sempre le stesse dati ogni volta. Il quadro che vince non si cambia. Che fatica. Io volevo portare spoiler a sti stronzi qua invece. No, che buffone, non è vero. Perché io non ho ancora treni per i cannoni ferroviari? Perché? Perché siamo un paese del cavolo. Però abbiamo le portaerei. Vabbè, bravi. Al signor Vernizzi, perché pure perché io le voglio fare un regalo, è proprio malvagio lei. Sì, è malvagio. Chi? Vernizzi. Siamo sul serio, facciamo il signor Gianmarco. Leggete il mio commento. Ed anche questa sera faremo la guerra più totale. Già. Ok, allora, questo ci dà reclutabile popolazione, training team, vogliamo boostare più l'industria al momento? Fatto di Roma, niente, guerra totale. Non lo trovo, signor italiano serio, mi spiacque. La Germania è in guerra pure con l'Italia, eh? Sì. E adesso porteremo la pace nel mondo. Guarda l'Austria come si allarga. Guarda come si allarga l'Austria. Guarda. Beffardo più Belgio. La Germania è quella della Russia lì davanti. Beffardo fu il Belgio. Quasi a Berlino, Peppe. Attenzione. Austria quasi a Berlino. Austria quasi a Berlino. E la rivincita dei pittori. È vero che c'è sempre il discorso di Pokémon Go, signor Cacarotto, ma hai fatto bene. Sì. Faremo un video in cui giocherò a Pokémon Go nudo. E mi stufferò dopo poco perché c'ho voglia di camminare. C'ho voglia. Sono un uomo piccolo. Intanto Mosca è tedesca, intanto. Signor Flack, però, scusi, meno 12.000 fucili... bravo Cosimo. Meno 12.000 fucili, come me li giustifica? Ma come mi giustifica United Kingdom in Turchia? E che cavolo te lo devi dire? Sto facendo un esercito, vedi tu come te li giustifico. Sì, vabbè, ho capito, meno 12.000 fucili.
su che base costruisci l'esercito? Base annua. Sulla fatta che dovreste, sulla quando arrivano, no, ti vado a dormire. Quando arrivano sulla base, gli dai un bastone. Sì, esatto. Esatto. Questo è il tuo fucile. Dice perché Flacchini nascosto sta usando l'Austria. Oh, abbiamo anche dei criptati. Guarda che bello. Che dopo mesi di militanza nel partito di Bernizzi lo abbandona per giocare nel mio, perché Alkir no, che è un noto democristiano, e qua scattano le guerre. I miei regali, Flack pro Austria e attira i capelli. Ma signor Cosimo, oh, ha detto tutte cose vere, tra l'altro. Ma signor Cosimo, non è che rifiuta i suoi regali, è che lei ve li fa con un secondo fine. Mulles dice Flack subito console command tag house. No, non possiamo portare l'Austria, signor Turri, perché so che questi altri quattro farebbero di tutto per far uscire cose immonde che dopo... Sì, sì, ma la porteremo l'Austria, la porteremo. Intanto sì, andiamo, sì, porta, no, io non ci gioco, mi metto a fare nel pubblico a scrivere insulti ad Alkir. Intanto andiamo a quattro. Leggetevi. Poi entro in disco, no, ho detto leggetevi. Conquistando tutto meno che il Tirolo. No, il Lussemburgo. Lussemburgo l'ha fatta grossa. Ha fatto di Roma addirittura. L'ha fatta ancora più grossa. Però adesso è connesso al mare con un alleato. Verrà salvato. Adesso possono avere la flotta. No, quella no. La flotta del Reno. Signore, è pronto? È pronto? Il 25 dicembre si entra in guerra. È a Natale, facciamo un bel regalo di Natale alla Francia. Bravi. Esatto. Contenti francesi. Giustamente il signor italiano dice: mi stai praticamente dicendo che mi hai tradito con il re? Ci eravamo promessi che avremmo vissuto assieme nel porto giapponese nuclearizzato da Bernizzi per tutta la vita. Sei un cafone. Un capo, no. Perché l'ha riscritto. Sei bellissimo. Sei un guardi, cafone. Mi dispiace, ma il mio cuore appartiene già a chi? Ad altro. Gentile dice: popolo, è ora di detonare il democristiano Alkir. Abbasso Alkir. Detonare proprio. E si è preso bene col C4. È stato un bombarolo. Non vivrò abbastanza per vedere una run con l'Austria. porteremo la run con l'Austria solo per sentire Flack tutto felice. Salve, no, volevamo portarla domani, signor Cosimo, non dica così. Vai pomeriggio sul tardi. Sì. No, mezzanotte e un minuto. Adesso chiudiamo. Brutta questa però, brutto così. Allora, eliminate il Western Guerriglia. Ci abbiamo da eliminare Western Guerriglia? No, perché? Allora, abbiamo la guerriglia. Ma non l'abbiamo ancora. Ma che cazzo? Non l'abbiamo ancora, ma fate schifo. Varco dell'Inghilterra in Francia? Ah, attenzione, sono sbarcati a Dunkirk. Che cazzo è sta roba della guerriglia? Ma che cazzo è Recovering from Civil War? Ma che è sta truffa? Ma non abbiamo i fucili. Cioè, non l'hai ancora fatto. Non abbiamo i fucili, cosa cazzo vuoi? Che incompetente. Ma scusa, il mercatone 1 qua che comprava fucili estera, ma che lo può comprare adesso che ci serve? Oh, il 25 dicembre, signor Flack, è pronto? È pronto, signor Flack? Vada. Da regolare. Buon Natale, franzosi. Si parte! Si parte! Tipo i bonus. Via! Guarda, Flack fa sempre così, fa sempre... Poi asfalta qualsiasi cosa gli si prone davanti, è veramente un maligno. Veramente un maligno. Certo, al momento non c'ha nessuno davanti. Veramente un maldito. È certo, giochiamo facile, però intanto qua c'è... Ma che facile, non c'è un facile. Qui? Spaltato tutto intanto. Nicola, non si è perso niente, adesso abbiamo dichiarato quella alla Francia. No, qui a Teuta abbiamo perso l'acciaio, abbiamo perso. Sì, ma vi ho già detto che lo facevo, quindi non è un errore. Se uno ti dice che lo fa, Vernizzi, vuol dire che è conscio che lo sta per fare. Beh, è un errore di comunicazione, però. Sei consapevole di è un errore di comprensione di Vernizzi, questo. Guarda il signor Flack come va a Limoges. Guarda come va a prendere le ostriche. Le ostriche. Tenghi, sì, un italiano serio, non si preoccupi. A volte io vado
alla Rochelle. Allora, il signor Arsene... No, è sbarcato l'inglese, porca troia. Il signor Arsene vuole essere eletto, signor Backfield. No, hanno preso Parigi, ma che è sta truffa? Oh? È nostra. Penso il Belgio ha sfondato. Ha detto a Pasqua... Non morire cagato, è da ieri che ho il culo sul cesso e ormai ho buttato fuori anche il peccato. Capita, può capitare. Vabbè, il problema è come entra il peccato, mica come esce. L'importante è far uscire il peccato. Allora, concentri. Noi dobbiamo cercare di prendere punti per arrivare al confine con l'Italia e poi dichiarare guerra all'Italia e all'Austria e all'Ungheria. A tu. No, l'Austria e l'Ungheria non si dichiara guerra. Poi è una giustificazione unica, lei lo sa benissimo. Lei si dice un mondo del frac. Se dovessi scegliere tra Austria e Ungheria, cosa sceglieresti? Tra? No. Austria e Ungheria. E qual è la domanda? Tra Austria e Ungheria. Possiamo dirlo. L'alternativa? Ancora, lo so. Possiamo dirlo, una risposta imbarazzante. Il fatto che Parigi sia in mano degli inglesi mi urta e faccio in modo tale che la riconquistino. Si entra alle Havre, sacca di borbonici, si combatte a Marsiglia. Flack è veramente un australopiteco, militens. Bella, te l'hanno insegnata alle elementari questa. Jugoslavia, c'è un bambino della Jugoslavia che chiede a un manipolo di anarchici se può portare le sue navi in porto. Ma che cazzo vuole questo? Un bambino della Jugoslavia. Io aiuto solo il bambino nell'isola. Qua, dov'è? Eccolo qua, il grandissimo. Il bambino nell'isola. Non è cresciuto, è sempre qua. Valentino Rinocco, poi Valentino. Fai vestiti. Allora, qui che abbiamo di pericolo? La Francia tra quanto cade? Ora. Doveva essere già caduta in realtà. Ok, è caduta. Eccola. No, guarda. Ma guarda l'inglese, no. Dai, che si fa, ma sei un pezzo di merda. Guerra in Inghilterra, basta, mi ha rotto il cazzo. A questo punto dichiarano guerra a tutti. Basta. Occhio, abbiamo ancora la Francia borbonica al sud, in Africa. Sfruttiamo le fabbriche delle francese. Ah, però aspetta, abbiamo qua, puoi attaccare la Francia qui, no? E avere lo sbarco facile. No, sbarco facile non ce l'abbiamo. Sbarco con facile con l'Italia non ce l'hai mai, hanno una flotta di scusa, tutto rispetto. Scusa, ma il porto può approfittare di quel nano secondo, vero e no? Ascolta, gli chiediamo, non ce lo dà, l'accesso militare al tedesco, andiamo a picchiare i russi, quale così finiamo sta guerra. Divento picchiato dall'Austria da Belgio. Figurati se ce lo danno. Ma figurati. Sì, però noi dobbiamo tirar giù la Russia per far fine a sta guerra. Davvero che la Russia è in guerra con tutti, però. E non sento più Vernizzi, mi preoccupa, dice Mulle, giustamente. Fai bene. No, vabbè, ma... appena sveglio. Prima dare un ping, se no... Sì, in Jugoslavia c'è un bambino delle elementari come primo ministro. Sì, purtroppo sì. Sì, hai ragione, la Francia su OI è praticamente un meme, hai ragione. Eh sì. Ma lo è anche nella realtà, cioè sono... Sono lì che si credono tanto, però capitolato. Va bene. Niente, guarda che veramente sto gioco mi manda i matti. Guarda l'inglese, che pezzo di merda. O comunque l'inglese è un pezzo di merda in tutte le partite. In tutte le partite l'inglese è un pezzo di merda. Io ti dico questo. Cioè, prova a pensare nella storia del genere umano a una singola guerra in cui non c'è stato di mezzo un francese, un inglese. L'hai già detto, Vernizzi. No, ma però è vero, eh. I Maya contro Bochi sono gli facciamo i consulenti. Allora, scusatemi, la fazione inglese qual è? La fazione inglese è Svezia, Olanda, i nazisti, i norvegesi. No, gli inglesi non sanno quei norvegesi, gli inglesi sono a parte. Russi. Con i russi. No, sono in guerra con i russi, non sono con i russi. Siamo ancora qua. Allora, potremmo fare... Aspetta, possiamo fare una cosa fatta bene. Mi dica. Te la dico io. Dica. Fatta bene, 2 milioni. Vediamo un attimo. Faccia capire chi è la fazione, il major di sta fazione. Degli alleati sono solo gli inglesi.
Io adesso, ma ci impieghiamo troppo a giustificare contro questo. 15 giorni, però potrebbe essere... È troppo. Allora, qui o va bene o va male. Che possiamo fare uno sbarco? Come cazzo vuol dire? No, vuol dire questo? Cioè, qualcuno ha pianificato... Svernizzi sta pianificando sbarchi che circunnavigano l'Africa. Ma che stai facendo? Ma che cazzo sei, Magellano? Che cazzo pensi di essere? Cioè, c'è un te lì, non è che ti fa il giro da tutto intorno. Io guarda, lo farei partire. Giusto per il meme, glielo farei fare sto giro qua. Ma non glielo fa partire. Certo. Posso? Posso? Dica. E se facciamo uno sbarco direttamente in Inghilterra e chiudiamo una cazzo di fazione di tag? Bello. Allora te lo pianifichi testo. Io sono d'accordo se ne siamo in grado. No, non ne siamo in grado, però è bello, mi piacciono, siamo anarchici, siamo tutto. Siamo anarchici, facciamo cose a cazzo. Mi serve la superiorità navale qua. Proprio istantaneo. Vai. Allora, Vernizzi, l'italiano serio dice, lo sai che ho visto nella montagna dietro casa mia il missile nucleare che ha fatto partire dall'interno della suddetta montagna del Veneto? È stato un bellissimo spettacolo. Ma no, signor certo, Picchio, Flack non si offende, Flack scherza, sei sicuramente un brontolone. Non è che un cacchio. Comunque ha visto dove anche quando si è aperta la montagna, tipo io vedo i nomi dal vero, quindi so benissimo adesso. Allora, giustificare contro l'Inghilterra ci dà 15 giorni per Gibilterra. Goduriosa. Dai, facciamolo. Dai. Sì, però se fallisce lo sbarco ci massacrano da qua. Ci massacrano punti che stanno combattendo qua, non è che si stanno a grattare palle, eh. Sì, ma il computer non ha... Ha l'ultra istinto il computer. Ma lei vuole direttamente sbarcare senza neanche mettere difesa qua, cioè li vuole lasciare avanzare in Francia? Tutto per tutto vuole ci mettiamo... Tutto, niente, qua... È regolare. Ci giochiamo il tutto per tutto, va bene, dai. Facciamo l'all-in, Però vedi. Dica. Un disastro. Cosa? È regolare. Sto cazzo, allora... Volano parole. È stato stocazzato il signor Alchi. Allora. Sì, difendiamo Gibilterra. Beh, metti gente con i pugni in Francia. Gente con i pugni. Con i pugni nelle mani. Sì. Li aspettano lì al barco appena... Gabriele suggerisce un'ottima mossa. Fare lo sbarco in Inghilterra passando dal Giappone. Signor Azene, non ci lasci. Non se ne vadi. No, signor G, la cosa scrive. Buonanotte. Mettiti in salute presto. Si guarda. Vabbè, comunque ti dai il bacino poi più tardi. Esatto. Volevo dire una roba più profonda, ma mi si è fermata a metà. C'è stato un errore di comunicazione nel mezzo. Dicono che Vernizzi riesce a far scappare via le malattie. Con la sola imposizione delle natiche. Esatto. Lo sbarco tra quanto è pronto? 14 giorni. Allora, aspettiamo che si prepari lo sbarco. Ma non conveniva partire lo sbarco tipo da qua o piuttosto che... No. Cioè lei addirittura lo fa passare per il canale? Giustamente non ci stanno navi. Adesso non ci stanno navi. Perché non voglio lasciare truppe qua con la possibilità del massacro. Il problema è che appena dichiariamo guerra il canale della Manica non è libero manco. Non avevo pensato a questo. Vabbè, può essere appena dichiari, può succedere qualcosa. Dichiari questo tira fuori. Come ho conosciuto il mostro. E deve essere instant. Sì, sì. Appena lo sbarco è pronto. Ho sentito un beep. Sono i miei messaggi cifrati. Le sta salvando il lavoro. Poi io qua proprio di tutto. Ha visto Vernizzi non ha spostato la flotta?
ci ha fatto per lo spostamento della flotta. Ma non abbiamo le fabbriche, signor Alex. Ci servono le fabbriche per supportare la guerra. Tanto non abbiamo le truppe per difendere i Pirenei. Prendete l'Irlanda, signor Mulles. Una volta che stavo in Irlanda, che cazzo ci famo? Poi qua ci devi sempre sbarcare. Il cielo di Irlanda. Questa è la riedizione dell'invincibile armata. Torniamo a combattere contro l'inglese passando per di qua. Troveremo tempesta? Lo scopriremo presto. Beh, direi proprio di sì. Troveremo tanta tempesta. Però io non so quante truppe ci siano, sono tante. Secondo me ci devastano per tempo, perché non siamo in tempo. Sì, sì, questi qua sul confine con noi ce ne stanno un botto di truppe. Sono qui, sono anche qui, pronti a intervenire. Ah no, certo, perché non stanno in guerra con l'Austria, signor Flack, eh? E neanche con l'Italia. Sono in guerra solo con Bulgaria, Argentina, Jugoslavia. Mamma mia, la Germania che butta fino a fatto. Intanto la Soviet Union è capitolata. No, non è vero. Che cazzo è capitolata? Ah, no, incredibile. No, no. La Soviet Union è capitolata ed è entrata in fazione adesso con la Germania. Ma che cazzo? Sì, infatti siamo contro la Germania. Siamo contro la Germania adesso. Incredibile, incredibile. A noi andrebbe di lusso se l'Italia andasse in guerra contro l'inglese, così io ho occupato, perché adesso qua sono tutti liberi, tutti disoccupati. Siamo contro la Germania. Incredibile. Sì, beh, la Germania è uno sputo adesso. Signor Flack, se la sente? Ma che cosa mi ma... Adesso oddio, siamo pieni di inglesi. Attenzione, perché adesso aspetta. Adesso la Germania è in guerra anche con l'inglese. Sì, vabbè, la Germania ormai. Ma più che altro, guarda il magheggio dell'Italia, che là c'era Austria prima. Sì. Stanno a fare come gli pare. Sono italiano. Fanno a fare come gli pare. È più forte dell'Austria sempre. L'Austria ha detto: vado un attimo in bagno, mi tieni il seggio, mi tieni il posto. Sì, sì, non ti preoccupare. Comunque sta roba che tu dichiari guerra a una fazione e poi entra nell'Aether e ti porti appresso la guerra è capitolata. Cosa cazzo si porta appresso cosa? Cosa si porta appresso la guerra? Incredibile. Facciamo lo sbarco lampo. Deve riuscire. Il problema. Tra l'altro adesso la Soviet Union è di nuovo major a tutte le... Ma che stracazzaccio è successo? Incredibile. Comunque il russo è in guerra col... Ma tanto breve o lungo, signor Mulles, non è che cambia molto, è tutto il concetto della superiorità navale. Breve o lungo non cambia assolutamente niente, purtroppo. Che sia breve o lungo, purtroppo non cambia. Signora... fanno schifo queste divisioni, sono vuote. Senta, proviamo a bunkerizzare, dai. Una buona meccanica che potevano mettere è quella di fare spionaggio per ostacolare tipo l'uscita delle flotte, eccetera. Invece no, rubi solo progetti. Che merda, potevano fare una roba del genere, che io ti indebolivo la marina piuttosto che... Proviamo a bunkerizzare qualcosa, dai. Cioè, l'intelligence poteva essere una roba, un elemento molto più interessante rispetto a come adesso. Sì, l'hanno fatto proprio roba. Hai già un sacco di roba, però... Sì, ma potevi fare cose più mirate, tipo la resistenza. Io posso creare dei punti di resistenza per darti fastidio sulle risorse industrie in punti non core. Ma che cazzo mi serve, scusami? Intanto spagnoli con i pugni sulle montagne. Con i pugni nelle mani. Stiamo facendo qualche bunkerino per darci una mano. Vai, sto facendo meno aerei e... Tutto su artiglieria e fucili. È dura questa, eh. Signor Mulles, Blitzkrieg degli sbarchi, la concentrazione di navi è maggiore. Adesso la Gibilterra non sarà molto... non sarà inglese per molto. Bello, signor Flack, che fa sbarcare la signora. Mm.
Signor Nico dice: Beck, tra due anni uscirà un DLC a 99.99 euro. DLC di cosa? Su cosa? Ah, sulla. Ah, no, ma aspetta, no, scusatemi, non è capitolata dalla Germania, non la Spagna, non la Russia. No, la Germania è capitolata. Ah, ok. C'è capitolando. C'è Pieck, infatti, ok. L'inglese sta combattendo contro il russo. E dove sta combattendo contro il russo? Qua starà combattendo l'inglese. Sì, starà sbarcando. No, perché aspetta. Sì, perché lei sono tutti funzionari. No, non sta combattendo contro, non ha alcun fine con l'inglese. No, qua starà sbarcando, qui starà sbarcando. Qui in alto. Immagino. No. Tutte le truppe saranno dedicate a noi proprio. Tutte le truppe saranno dedicate a noi. Buonanotte Claudio. Buonanotte signor Claudio. Buonanotte. Ma la Svizzera è qua. La Svizzera. Tranquilla, signor ragazzi. Daniel è qua. Tranquilla. Un cazzo. Sì, hai ragione Mulles. Con le spie puoi fare pressione diplomatica per far entrare o meno in fazione. Sì, quello si può fare. Sono tutte dei meccanismi traversi che hanno diplomatic pressure. Quello si può fare. Che adesso ho due spie in croce, quindi sto dando i bonus al parco sull'Inghilterra. Però sì, si potrebbe fare. Ma in realtà che siamo anarchici, se no potevo anche provare i colpi di stato. Quella era una cosa interessante, che però è dispendiosa di tempo e energie, ma dà i suoi frutti. Il Soviet German Trade Agreement, pensa che mi tocca sentire. Buonanotte signor Alex. Ma quindi buonanotte. Che è arrivato il signor Hitler da qualche parte? Il signor? Vediamo se è arrivato il signor Hitler. Vediamo. No, perché ha vinto il cileno. No, Pedro Pablo Ramirez, Argentina legionaria. No, non si sono presi il signor Hitler. No. Brutto, io vergogno. Brutto da parte loro, però. Non è Argentina legionaria, che dici? Sì. Ah, no, è Kingdom of... Regno. Kingdom of... Ah, è vero, perché ha perso. Era Ucraina e Patagonia. Sì, perché ha perso. Signor Flack, quando se la sente calda? No, proviamo, guardi che se non so dirle. In caso chiedo le dimissioni di Vernizzi. Intera a prendere, balordo. Tanto so fare la tua firma, che cazzo me ne frega. Così ci troviamo in guerra con tutto il mondo. Tranne che con l'Italia, che era il nostro obiettivo iniziale. Ah, vabbè, però devi essere più chiaro. C'è stato un errore di comunicazione. Signor Flank, però, porca di quella puttana. Sì, ma l'ho fatto apposta. Dopo le 11, il mio malus contro Vernizzi inizia a scemare, capisci? Ok, è finito. Il gioco dice che senso? È pronto? Vadi, pronto. Senza paura. È pronto? Americano. C'è pronto. È regolare. Sì, è durato molto il sprezzavale. Non siamo partiti. Potrebbe anche abbiamo fallito. Ritorno in Francia. Abbiamo fallito. Esce dalle fabbriche, perché no, ma ne ha messe poche di navi in inglese, proprio poche ne ha messe. Ne ha messe proprio poche, mortacci sua. Allora ci fermiamo alla linea Bordottolosa e gli rimettiamo in mare. Saluta. Intanto entrano in campo per la prima volta le divisioni e il Toro. L'ho detto, basso anche l'americano. Oh, Gibilterra è tornata a casa. Prese dalla divisione El Toro. Cosimo chiede, signor Vernizzi, lei di cosa si nutre? Scorie nucleari o cibo normale? Cibo nutria. Nutri. Mamma mia, ho visto 69 navi mai. Io sbaglio. Ti sbagli. Preoccupi, tra poco avremo l'arma definitiva. È il Toro. Berni, si prende lo slot di ricerca, sia bravo. Meglio del Toro, non si preoccupi. Quella là.
Serve che fortifico la linea Bordeaux? Ma sto scherzando? Stiamo avanzando? No, no, lo sto vedendo, è fermo come un tarallo. Stiamo avanzando. Tu c'hai problemi? Ma in realtà siamo avanzati, eh. Siamo oltre la Spagna. Sì. In realtà siamo degli avanzi. Occhio agli sbarchi comunque. Adesso non è che c'ho scritto Antonio Banderas, io, arrangiatevi un pochino, siete grandi abbastanza. Ah, non c'hai Rosita al tuo fianco? No. Rosita. Dai che si avanza. Che d'ora in poi, per poter dire errore di comunicazione, Vernizzi deve indossare un pigiama grigio e del mascara corante. Un pigiama grigio da 500 euro. No! Che è successo? È il carburante. Sì, ma non mi faccia cagare addosso, scusi. Cioè. Ma vuole mettere il carburante? E rimane male se... Poi come si muove il toro se non c'è il carburante? Toro logo. Basta, c'è la tattica della bandierina rossa davanti. Ma esatto. Infatti ho paura, appena invadiamo la Russia, ciao, arriviamo in Giappone in due giorni. Guarda la massacra. Signore, il signor Flack sta dando battaglia all'inglese. Sta dando battaglia all'inglese. Se posso dire, come in qualsiasi partita stiamo sempre a legnare gli inglesi. Posso dire che è una cosa che non annoia mai. Non annoia mai. No, ma mica perché per nostra scelta. È perché l'inglese... Eccolo, è arrivato. Chi è arrivato? Il Big Gun. Mettilo in produzione subito. Abbiamo il Big, ecco, quali fabbriche lo mettiamo? Le troviamo. Piuttosto non faccio gli aerei. Ma scusa, convertite qualche fabbrica civile, abbiamo... Perché ne abbiamo un sacco proprio. 21, fa il convertito 3. Ma scusa, anche la Cina è entrata in fazione con... Ma che cacchio. Servivano un po' di divisioni effettivamente contro di noi. Ne vuoi riparare la flotta. Abbiamo una flotta? Da quando in qua? Dice Alkir è colui che ha venduto quel pigiama, ecco perché può permettersi le vacanze a Pasquetta. Alkir, figlio segreto di De Gasperi. No! Sarebbe ottimo, grandissimo. Lo prendo come un insulto personalissimo. Bulles dice, come è possibile? Sei ignorante. Che fa vi stavano massacrando, come è possibile che stiano avanzando? Ma però non c'è nessuno... Eccettiamo. Nessuno, ma che cazzo ci fanno 8 persone lì? Porca troia, ma 7? Ma dove? Buonanotte, no, chi sta andando via? Gentili, fa il giro, ma all'improvviso chi se ne va? Gentili, buonanotte. Mi raccomando, torna nella cantina distrutta. Spenga la luce perché le bollette costano. Esatto. E non beva più il vino perché costa proprio. Esatto, perché sennò dopo arriviamo noi e Alki, ma non c'ho niente da offrirvi, Sì, Mules, abbiamo superiorità aerea. È regolare. È un grande vantaggio. Dove li sta usando gli aerei l'inglese? Che cosa sta facendo? Sta in guerra con altre cose, eh. Oppure ha paura. Sì. Oppure ha paura dei gloriosi aerei Casa. Mi casa è stu casa. Che anche i nostri aerei sono anarchici. Oh, finalmente confiniamo con l'Italia. Signora Flack, è pronto, dichiariamo guerra all'Italia. Facciamo la Germania 2.0. Potevamo chiedere l'accesso militare. L'anarchia non prevede accesso militare. L'anarchia prevede risoluzioni concrete. Tipo insultare Vernizzi. Filippo, cosa hai scritto? È il nuovo inno nazionale. Cioè, l'inno nazionale sono solo insulti a Vernizzi. Quindi non è mai uguale. Eccolo qua. Buonasera, Gran Consiglio. Il signor Vernizzi, questo è Filippo 5A che ce lo scrive, ha letto l'ultimo rapporto della seconda divisione bersaglieri? Certo che l'ho letto. Molto bello. Mi è scesa una lacrima. Una lacrima sul viso. Molto, molto bello. Casa De Vernitzel. De Vernitzel. Come avanza la Pozzuoli? Anche qua la Pozzuoli dice la sua, Mamma mia.
Ci sono un po' di aerei qua invece. Regolare. Francia del Nord? Giusto qualcuno. Ma li meniamo lo stesso. Vabbè. Sì, li meniamo lo stesso perché siamo più belli. Ma anche più brutti. No, lei è più brutti. Più aerei. Sbarco. Sbarco per brasiliano. Brasile, sbarco, dai, no, sbarco, è Brasile. Sbarco brasiliano. No, ma ci stanno prendendo la cosa più grave. Mallorca. Aia, no, la capitale della signori. Purtroppo non è alto nel Mediterraneo. Signori, buonasera, Luigi. Prendete le vostre maglioncine, agitatele. Però abbiamo preso Parigi nel frattempo. Non si preoccupi. Agitate le vostre maglioncine al cielo. Vabbè, uno scambio equo, potrei dire. No, insomma. No, no. Cioè, la capitale dello stile, non assolutamente. Sotto la capitale della baguette, non so qual è. No. Guarda qui, norvegese nazista, beccati sto toro. Certo, poi il norvegese nazista negli alleati. Guarda che taglio importante che c'ha il dottor Torboven. Guarda che figo il dottor Torboven. Ma che collo c'ha? Quanto è lungo? Come se la sente calda il dottor Torboven. Per collo lungo. Gilla dice, io mi immagino gli aerei di Attila che bombardano mentre trasmettono le canzoni di Fabrizio De André. Non è la rosa, non è fa. Esatto. Berni, quali sono i tuoi commenti sulla situazione geopolitica e socio-economica mondiale? La Terra è ancora il futuro? È ancora piatta. La Terra è ancora il futuro. E che sta succedendo? Danimarca si fa la guerra civile perché dice è già poco incasinata di suo. Sta arrivando uno sbarco, è un altro. Lo protegga. Non posso. Ma dove? Gli dica cattivi. Quest'altra piccola isola? Gli dica cattivi. Bruti. Ok, ovviamente l'inglese ha dispiegato qualsiasi nave aveva nei porti per difendere la sua isola di merda. È l'isola in cui è cresciuto. Adesso dobbiamo... Però sono state mie navi. Adesso dobbiamo spiegare tutto nel signor Attila. Signor Attila, bombardi le navi con gli aerei. Ma sta scherzando lei? Kamikaze? Beh, se servono. Se servono. Non c'ho manco ieri per piangere. Adesso. Pensate, poi è molto più importante adesso la fanteria. Che si deve... Ma il Belgio non era entrato in fazione, faceva cose, adesso non è più niente. Perché sta succedendo? Sbarco. No! Niente, si sono presi l'altra isola. No, si sono presi Ibiza. Alex dice che c'è una versione weekend, ci dirà come si stava. Ma dove? A Mallorca? Possiamo fare più i festini anarchici. Poi in Inghilterra. La flotta dove ce l'hai tu, Berni? Ma Berni non è che gli puoi dire... No. Oh, ma è una domanda, dov'è che è la flotta? Nell'Atlantico? Sì, nell'Atlantico. Non ok, no, è da capire da che parte sbarcare, non era una... Non so se puoi entrare hai risposto come se fossi abituato io che ti flammo sulla flotta, cioè non so. Sì. Signore, abbiamo cambiato ancora un'altra bandiera. Adesso c'è un pianeta vuoto. Bello, questo è più bello. Il web, siamo il web. Esatto. Siamo gli Anonymous. Arrivo, Va a stendere. Va a stendere. Allora stoppare. Ho detto che non lavo perché è brutto tempo, non si asciugano più le cose. Vado a stoppare una... Poi lo spiega. Non è il futuro. Certo, scusa, la gente deve istruirsi con i videogiochi, mica deve rimanere come... Ma vuole andare prima che altri. Succede qualcosa di grave? Sì, vada. Sì. Okay. Vada. Stappa così. Mentre si alza, esatto. C'è la bottiglia nel culo, cioè. Sì, no, ero qua seduto. Se nice, si alza, nice. Si sente lo stappo, è brutto, Ah, Piranha chiedi parà. È quello che volevo fare, però ho visto che non era cosa, perché siamo rovinati. Però nel 42 arriverà il cazzo de toro, non vi preoccupate. Signor Berni, si stava meglio quando si stava peggio o si stava peggio quando si stava meglio? Stava meglio quando si stava meglio. Lei è veramente un troglodita. Un cialtrone.
Italiani e austriaci stiamo mettendo sul confine, eh? Non vorrei dire, ma loro non hanno guerra in questo momento. Devono venire a rompere cazzo a noi? Attila, tu non hai fatto una versione volante del Thor, tipo... Senta, la strategia è chiara. Dichiarare guerra, lo farò. Dichiarare guerra all'Italia e all'Austria e all'Ungheria per rubare la flotta italiana per sbarcare in Inghilterra. La strategia è chiara. Chiaro, eh? La chiamerai Red Bull, Atina? Sì. Chiamerò Sperma de Thor. No. Uguale bevanda energetica. Esatto, signor Gianmarco, la prossima puntata di Scuole di Guerra è Flac e il lavasecco. Signori, ci spiegherà portiamo dal Siam, dai, guarda, ci tirano giù i convogli. No, che è successo? E dove facci? Serve la band. Serve la benza, serve tutto serve. Ma in realtà gli inglesi stanno utilizzando i loro aerei contro i russi, quindi sti cazzi. Teniamoci le fabbrichette e... Posso stare pure fermo, farmi i cazzi mia. Faccio i cazzi suoi, accumuli. Vernizzi, lei è favorevole al ritorno della lira? Certo. Come strumento musicale sicuramente. Preferisci il ritorno al Venezino d'oro o a ste sterzo? Non è una sua impressione, Mulles. L'Olanda è diventata grassa. Sì. Che danni avete fatto mentre ero assente? Abbiamo vinto tutto. Ah, Rosalba ci chiede: faremo mai la Cina comunista? La Cina no. Comunista, signora Rosalba, lei vuole soffrire, le piace soffrire, Però mi dia 3-4 motivi perché lo dovremo fare. Sì, però possiamo andare anche a 4, signor Flack, perché lei ci ha abbandonato a 3 in un'agonia incessante. No, c'ha ragione lei, c'ha ragione. Mi sembrava di stare con Vernizzi. Potrei usare l'uranio impoverito di Vernizzi, effettivamente. Come Gandalf dice, si stava meglio quando si stava monarchici. Si stava meglio quando si stava Vernizzi. Allora, Gila dice, Vernizzi non ha ancora parlato di Atomic, quindi o ha la febbre o è stato rapito in una cattiva di hacker insieme a Gentili e questo è un socio creato con l'IA. No, è che siamo in una società anarchica e l'utilizzo di Atomi e la presenza di Atomi. Hanno rubato gli atomi. Deve essere devastante. C'è un gesto distensivo nei confronti di Vernizzi. Cioè, quindi stendi il medio? Sì, esatto. Comunque, okay, per fortuna che guardate queste cose, oh mamma cosa, mia. Cosa? Dobbiamo ancora pacificare metà paese per quello che siamo nella cacca. Siamo nella cacca, non abbiamo allora dobbiamo... No, c'è scritto che... appunto, quindi andava abbassato prima la legge dell'occupazione, qua andava messo le divisioni decenti, va bene. Ah, sai cosa faccio? Intanto che vi bestemmiamo siamo sbarcati in Africa. Root out resistance, così tiro giù. E manco lo dice, cioè che è sbarcati in Africa. Non me ne sono accorto, ascolta, io sono... Cioè, non è che posso guardare... Ma sono cose, se non ti porto pure un po' di rifornimenti, non li vuole, non glieli do, non c'è problema. Siamo rifornitissimi in Africa. Grazie. Ah, qui sono sbarcati. Andiamo appena cerco i più deboli, eh. Beh, oh, 67 de ferro. Becca testo traferro. Traferro. Rosalba gli ha risposto: uno, è comunista. Due, sarà praticamente come giocare con l'orda. Tre, possono avere la miglior blitzkrieg a piedi di tutto il gioco. Mi sta convincendo. Posso dire che sono tre ottimi motivi. Aspetta, no, l'ha detto, signori, l'ha detto. Cosa? Ha detto che sono tre ottimi motivi, quindi il primo vuol dire che lei è un po', Ma perché lei non capisce, staccato, cioè, così. In Cina è la miglior soluzione. Sì. No. Cosimo intanto dice, non è la rosa, non è il tulipano, ma è il fungo atomico verniziano. È più importante lo stendino o Vernizzi? Ah, ma pensavo stessi continuando la rima. Tendere Vernizzi. Tanto Vernizzi ha degli occhiardi liberi, io veramente sono,
Una domanda sciocca. No, quest'altro se sta a fare il giro di tutta l'Africa. Questo sta a fare un tour. Ma facciamo. Beh, fa tutto. Esatto, no, facciamo che continua il tour. Tunisi. fa esatto la Ceuta Dakar. Cioè Ceuta Tunisi. Inizia alla fine pure con i cazzo di spagnoli anarchici. È riuscito ad avere la porta aerea. La porta aerea. Non ci ha incazzato. Sì, no? Bravo, ma poi la cosa bella, sai qual è? Che si è fatto gli aerei lui da parte, non gli ne è fottuto un cazzo. Cioè. No. Io mi sono stato tutto il tempo per non insultare. È ovvio. Me le anche senti, me le anche tolti. Il rancore. Cioè, me le anche tolti. Ho fatto una roba tutta di corsa per non farmi sgamare, anche nasconderli in fondo. Me li hanno sgamati lo stesso. Ma te li sgamo perché io levo tutte le navi da mezzo che le guardano la produzione. Gandalf dice: Flak è il vero Chuck. I russi, dai. È andato l'armata rossa bizzerta a difendere la Francia. Che cazzo è? Oh, si stanno attivando. Ma che truffa è? Ma sono dei maledetti. Vabbè, questa è truffa. Aspetta, prendiamo quel cazzo di Airbase di merda. Comunque, Gandalf il Verde dice: Flak è il vero Chad della partita. Guida le truppe, fa gli sbarchi, pacifica la Spagna e stende pure i panni. Sì, prima ho tirato fuori anche la carne dal freezer per domani. Che devo fare? Flak è una mamma, praticamente. Esatto. Big mamma Flak. Allora, oh, ma non insacchettato le truppe a sentire le vostre cagate. Com'è sta storia? Vediamo. No, che brutta cosa. Chi è circondata? Ah, è una divisione senza nome. Vabbè, quindi non 29%. Esiste. Vabbè. Ma io non sono riuscito neanche a circondarla. Vabbè. Sì, ma abbiamo Local Police Force che c'ha, la compliance ce l'abbassa. No, te la alza rispetto agli altri. Se tu guardi, no, vedi, no garrison non ti dà il malus. Sì, però devi compliance secret... gain meno 0,25. Sì, quegli altri ti danno meno 0,040. Ci sbarcano? No. A nord, no. In Francia. E la Madonna, 15 divisioni. Oh, e la puttana. Che cazzo. Vabbè, arrivano i carri armati a Nantes, attenzione. No, andiamo a piattarla, a piattarla. Difenda la Francia. Comunque ho messo le spie a schierare le rivolte. Le sedie. Comunque denuncio al pubblico questa cooperazione sovietica-inglese per mantenere il dominio del mondo. Sì, sì, veramente, veramente brutto. Veramente osceno. Vediamo un attimo cosa dice Luigi. Grandissimi gli inglesi che sbarcano sempre dove non ci sono porti. Luigi dice: all'inizio con la Cina comunista non vi serve vernizzi perché non c'è la flotta. Giusto. Cioè, tu pensi che basti? Cioè, farà lo stesso. Farà lo stesso, mi frega un cazzo. No, si sono presi in porto. Porto mio. Porto dai, io. Ma si sono teletrasportati questi, ma che truffa è? Che truffa è? Che truffa è? È una truffa. Insacchettati un'altra volta. Ma la Francia con chi era in fazione? Con l'Unione Sovietica. Con l'Unione Sovietica. Ah, ce l'aveva. Con l'inutile Unione Sovietica. Questo è l'assedio di Tunisi. Che è comunque bello da fare. È anche bello da vedere. Allora, qua. Poi vediamo qua. Inglesi, arrivederci, grazie per aver partecipato. Intanto il Nord Africa, no, è italiano, abbiamo detto quella parola, abbiamo detto porto mio porto. Visto, signor. Non è che qualcuno sta facendo male alla marina inglese, no, figurati. Stanno facendo gli aerei, stia calmo, stia sereno, respiri. Il mio mestiere io lo sto facendo. No, infatti nessuno ne sta dicendo niente. C'è la coda di paglia.
Tu hai la coda. Ah, c'è il pippo di gomma. Scimmione. Scimmione. Scimmione, ma che è? No, ci hanno decriptato, come si sono permessi? Dove si permette? Ah, questo vuol dire che devo spendere le fabbriche civili per potenziare il nostro sistema di decriptazione. Voglio essere decriptato tutto. Guardi, il sistema per adesso che ci hanno decriptato lo sappiamo, incominciamo a mandare tutti i dispacci, ho scritto merda culo, merda culo, merda culo, merda culo, merda culo. Cazzo figa. Lei vuole mandare in finlandese, signor Bernizzi? Eh? Vuole mandare dispacci in finlandese, cazzo fica? Sì, aspetti, aspetti che mi fanno dei questionari ogni tanto qua, sento. Fuck, crede che Bernizzi nella sua vita sia una punizione divina per essere austriaco? Sì, non ho capito. Crede che Bernizzi nella sua vita sia una punizione divina per essere austriaco? Sia una punizione? Divina, sì. Ti hanno mandato l'ultima punizione per essere austriaco, in sostanza. Questo è assolutamente probabile. Vabbè, io me la collerei alla grande proprio. Pensa, potevo essere... No, non la dico. Allora, signor Plack, le espongo il mio piano. Le espongo il mio piano. Che voleva dire? Allora, lasciamo stare, dopo mi fanno troppo. Dichiarare guerra all'Italia per farli capitolare, rubarci la loro flotta e sbarcare in... Ma tipo, sì, è l'unica soluzione, sì, è l'unica soluzione. No, io veramente apprezzo la cioè veramente io stimo la vostra ignoranza, è incredibile. Cioè noi dovremmo tirare giù l'Italia, che è l'unico stato cuscinetto che ci difende da un confine che non ha limiti, no? Per prenderci 42 navi, che non sono abbastanza per invadere. Ma è meglio di quelle che abbiamo adesso. Non so, pubblico, scrivete se possiamo. Questa è una grande idea, lei veramente non ha visione rivoluzionaria. Lei è un nemico del popolo. Intanto Cosimo dice, da Vernizzi a Freezer un attimo, perché tu scimmione, Vernizzi usa... Freezer usa scimmione per insultare Saiyan. Io non faccio... Bravo, Mulles la dice giusta. Prendiamo il Giappone che ha le porte aeree, già che ci siamo. Ottima idea, signor Mulles. Vai, prepara lo sbarco, Vernizzi, che gli fai i belli... Vediamo se qualcuno intanto sta facendo male agli inglesi. No, stanno sempre qui. Sempre qui, sti maledetti. Il nome per il prossimo cannone gigante. Sti caini. Ah, bravo, c'è, tra l'altro ne spawna una. Il primo c'è. Il primo c'è. E il cazzo de toro. Bello. Bello. Il nome del prossimo, signori, buttatelo. E intanto la Norvegia va in guerra civile, tanto perché non è già in casa in questa partita. Non si capisce. Bernizzi MVM, Most Valuable Meme. Oh. Ma le atomiche? Le stiamo ricercando. Ah. Fini atomizzatori. Ci si mettono i baschi. Adesso possiamo? No, non ancora. Ma che bandiera è quella? Ma è norvegese, ma... Ma chi è quella? Ma non erano nazisti norvegesi prima? Sì, si hanno fatto la guerra civile adesso. Ma tra comunisti e democratici? Sì. Ma com'è? Hanno scalzato i fascisti. C'era un 100% di fascisti. Esatto. Il fascismo non è il futuro, hanno detto, quindi... Hanno cambiato idea. Tutti insieme. Può essere. Quanto è la compi? Il 31%, piano piano sale. Gregorio dice, anche il piano geniale, sembra fatto da un bambino di prima elementare. Luigi ci chiede, ma se prendiamo l'Irlanda, poi dallo stretto non possiamo direttamente... Ma il problema è che sto mare è pieno di inglesi, cioè non è che... Ma possiamo invece minare il mare così che si bombardino e si distrugge la flotta? No. Vernizzi non mina. Maina. Oh, ma perché tutte queste fabbriche sui fucili? Perché ce l'aveva. No, perché le volevo mettere da parte così almeno dopo combatti appena arrivi con la confidence, là, che cazzo è? Ne servono. Spagna. Aspetta, ne servono 1000, 2000 all'uno, sì. Se mi sbaglio. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Perciò, 16, capito? 18, sono... Esatto. Il nome del cannone è Bob Marley. Ne servono 20.000, ne servono da parte. Ma che malus ci dà sta guerriglia del merda in tutto ciò? Non è uno stato tuo, cioè non è un core. Ah, ma che è sta truffa?
Quindi manpower e fabbriche che stiamo costruendo non conta anch'ezza. Vabbè, comunque a manpower non siamo messi male, ma perché la Russia ha dichiarato guerra all'Iran? Così. Apriamo un altro fronte, ma sì, ma che cazzo ci frega? Eppure a Kurdistan andassero a fare in culo. Ah, dopo oh. potremmo fare Roma, noi potremmo fare l'impero romano, abbiamo già il colore giusto. Sì, esatto. Un impero romano anarchico, come sarebbe uscito? Vabbè, a questo punto, signori, come è venuto fuori alla fine? Andiamoci a riprendere Parma. È risolto. Andiamo a riprenderci Parma. Oh. State qua, non fare un cazzo. Guarda, il sogno di Churchill. State qua, non fare un cazzo, andiamoci a riprendere Palma. Tiè, pure People Fleet gli ho fatto. Senta, che andiamo? Su Air Production? O Naval Production? Becca testa flotta, Vernizzi. Però vedo che abbiamo la baia qua di... Facci Resistance Suppression. Ah, bravo. Piuttosto. Abbiamo la baia di Biscay verde e anche a Western Approaches da giallo a verde. Ogni tanto va a verde. Attenzione, ogni tanto va, vuol dire che la spostano. Signor Flack, lei approtti uno sbarco. Approtto? Approtti uno sbarco, che ogni tanto quando tornano in porto si spostano. Approtti. Ogni 51 di 90 ogni tanto. Lei approtti. Ma lei approtti. Cosa è successo, Ani? 14,60... 94, 14, 13, 80. Ma andiamo a 4 anche. Quant'è il minimo che serve per poter sbarcare? Un bel po'. Ma non è il numero di navi, la superiorità è un punteggio. È una supremazia. È più del 50, no? Giusto? Sì. Più della metà. Però vedo che ogni tanto gli inglesi le spostano le navi, eh? Ogni tanto le spostano. Ma vedo che devono fare più del 14, comunque. Perché se riusciamo a danneggiarle... Se riusciamo a danneggiare con gli aerei le spostano, esatto. E mo faccio pure dei tactical. Questo è 8. Ma ci sono le ricercate in naval. Dai, che ce la facciamo, signor Vernizzi. Il signor Cosimo giustamente chiede che cosa. Come? Chiede il signor Vernizzi che cos'ha. È spento stasera il signor Vernizzi. Sono un po' stanco. È stanco. Arriva il giovedì sera stanco. Perché il mercoledì va a ballare il signor Vernizzi. La fa ballare alla fresca, va. L'Iran cosa ha joinato? Va al bingo. Niente, l'Iran ha joinato l'alleanza con la Danimarca e la Latvia. Ma l'avresti fatto te. Beh, sì. Cioè, ci perdiamo questa... Signore, dica, signor Rupo. Sì, vabbè, porca di quella vacca di sto gioco di merda. Che è successo? Niente, devo richiamare dentro la flotta, sennò me la fanno. Minchia? Sì, tieni là che la... Cioè, me l'hanno praticamente distrutta perché sto gioco... Di solito, cioè, normalmente, quando stai per arrivare alla flotta nemica a ingaggiare... Ti dice, sta arrivando una flotta nella battaglia. No, adesso l'inglese è venuto la cosa che arriva e basta. Quindi una flotta gigantesca, un centinaio di navi, portaerei, compare così in un istante. Ma vada via il culo. Gioco. Non c'è spotting. Lui può. Abbiamo fatto i radar sulla costa? No, non abbiamo manco ricercato i radar. Vogliamo ma no, ma te lo dice quando sta in vogliamo a vista noi. Lo dice sempre. Io ci stavo dietro manualmente. Allora, guardiamo i carri nuovi. Il Toro Loco 2 è un bel carretto. Un bel carretto, niente di nuovo, c'è solo lo chassis più cazzuto, appalesemente montato dalla torretta al contrario, però ce ne facciamo una ragione, voglio dire. Il modello del B1 proprio è una roba inspiegabile. I gloriosi aerei del dottor Attila sono la 1112. Con i cannoncini, una bella agilità del 47 di volanti. Poi ha fatto anche il Pata per non andare oltre. Esatto. Come fa quando si rompe quello? E poi abbiamo anche Pata track.
Anzi, no, lo sbottigliamento. Abbiamo anche il cacciatore. Sì, addirittura siamo con Levi Fighters. Che lusso, ha stappato. Però cigola, una volta faceva così. Signor. Ha perso tutto il gasume. Signor Gan. Va che stasera YouTube si è dimenticato le pubblicità. E io che le posso dire? Sbarcare in Scozia dove gli uomini hanno la gonna e chiamare lo sbarco non si può dire. Si è dimenticato le pubblicità stasera YouTube. Io poi la fresca da YouTube la pretenderò lo stesso. Grande causa di, contro YouTube. Vediamo com'è la situazione navale qua. Un disastro, sono sempre un miliardo questi stronzi. Ah vabbè, ma finché non... Uno si dice, hai stappato una bella bottiglia di Grappa Palermo. Grappa Palermo! Ma che grappa è? Grappa? Esiste sul serio? Ma esiste, so. Grappa Palermo. La beve solo Vernizzi. In tutta Europa. Si trova tipicamente... Toscana. In Toscana, esatto. Qui c'è una grappa piccone, ma non esiste grappa più Palermo. Certo. Mai sentite in grappa bianca di Palermo. Sicilia. Ed eccola qua, in Giappone. Grappa di Chardonnay. Ah, oh, non esiste, non è una marca. È stanco, signor Cosimo, signor Vernizzi. È stanco, ha detto che è stanco, perché ieri è andato a fare i bagordi, signor Vernizzi. È andato in giro con la sua Apecar. Me lo immagino proprio sulla mia. Hanno riportato a casa i carabinieri alle 3. In manè. Immagino lanciato sola, dentro casa come fosse un sacco di sterco. Guardate. Perché, ma chi è questa signora arrabbiata che hai messo? Signora arrabbiata. Sì, c'è una political advisor, c'è una signora arrabbiata. Oddio, di chiamarla signora mi sembra veramente... No, che in questa foto sembra più un Nazgul. Esatto, sembra un cazzo di Nazgul. Quanto cazzo è sta compliance? Che palle, dove cazzo c'è? Su, 34. Che fastidio. Bisogna ricercare l'MP. È arrivato il momento. Si conservi il political. Conserviamoci il political per cosa? Perché ti costa? Costa 40. Ah, sta cosa, sì, è una agonia. 400. Un'agonia. Vabbè, intanto possiamo parlare con i nostri carissimi, bellissimi popolani. Allora, sì, Junk chiede, prima di chiudere la live, una carrellata con i meme di stasera, i meme creati stasera. Vediamo se hanno fatti altri. Vediamo se c'è stata la produzione. Sì. Oh, sì, yeah, la Madonna. C'è tanta produzione. C'è stata la produzione. Allora. Le ho mandato un audio. Flack, che parla di anarchismo. Flack mi intercetta il microfono. Assolutamente sì. Quando ci spendono i punti politici, colpa vostra, è stato lui. Zitto che sei stato lui. Flack che pianifica l'invasione del Portogallo. Flack che pianifica l'invasione di Gibilterra. Flack che pianifica l'invasione. Cosa faremo questa sera? Quello che facciamo tutti i giovedì sera, farci dichiarare guerra dal mondo intero. Popolo, l'invasione della Francia è richiesta a gran voce. Flack, non abbiamo abbastanza truppe. Germany declare war on France. Bellissimo. Gli inglesi che aspettano lo sbarco. Sì. Alchi in ogni singola live, dillo alla mamma, dillo all'avvocato. Flack mentre coordina le truppe, bellissima, bellissima. Alchi nel 42 che non ha ancora invaso l'Inghilterra. Vernizzi che ricerca le atomiche nel 39, assolutamente sì. 42 inoltrato e ancora Atlanta non è stata vaporizzata, corretto. Bellissimi ragazzi, veramente bellissimi. Bravissimi tutti, continuate così, mi raccomando. Adesso asciughiamoci le lacrime. Bellissimi. Intanto stiamo eliminando la guerriglia in Aragon. Ma che poi il posto dove siamo spammati, perché c'è la guerriglia? Ma che truffa è?
No, adesso siamo soltanto... Sono gli anarchici degli anarchici, vedi? Noi siamo solo in Catalogna, quello è Western Aragorn. Ma di solito questo non è il territorio... Eh no, vedi che sono due province queste stronze qua. Ma che truffa. Questa è una truffa. Chiara truffa. Non sono truffa. Questa ragazza è un bastione nazionalista. Attenzione, siamo tornati con la flottina di Vernizzi. Beh, però adesso hanno meno navi, 58, eh. Se le spostano per un attimo, il comando di partire gliel'ha già dato, sì, perfetto. Siamo a 13.60 ancora qua nel Western Approach. Sì, sì, ma adesso Vernizzi con i sottomarini, ecco, gli tira giù i convoglietti. Adesso basta che tira giù queste cazzo di navi olandesi. Niente, è arrivata tutta la marina inglese, mandato in affanculo, va. Anche quella olandese. È questa roba qua che mi sta dando problemi. C'è questa flotta qui che arriva velocissima da una... Ti devasta, se mi becca la flotta principale me la tira giù. Te la dilania. Cosimo dice: causa del Gran Consiglio contro YouTube vincono, ma il giorno della ricompensa l'unico in salute per presenziare Vernizzi invece che con la fresca torna con un modellino di bomba nucleare tipo i fagioli magici. Esatto, allora, qui Verni è il classico, gli dicono: qua c'è un milione di euro, qua c'è una busta segreta, cosa prende? ride perché lo sa che prende la busta, sto pezzo di mango, lo sa. E anche il secondo ultracannone, come si chiama? Non l'ha dato il nome. Ah no, no, non è stato ancora rinominato, lo chiamiamo noi Pisellino. Ah giusto, i fini economisti sono i top mematori del mondo, vero? Sì, esatto. Giù, sì, certe perle. Assolutamente. Possiamo confermare. E hanno anche un ottimo engagement sui social. Comunque mettono mi piace ai loro stessi membri. Quindi io li approvo. Si aumentano l'autostima da soli. Io adesso mi aspetto tipo un meme dei fini economisti con Obama che si mettono in like. like da soli. Fine economista. Sono anche i mematori più sexy, dicono voce di corridoio. Quello sì, è già uno che fa parte. Quindi, del fienile. Diventate fini economisti per memare in modo sexy. Ah, io ne ho visti di meglio comunque. Adesso c'è sta flotta che la flotta si non verne, se la deve cavare da solo. Ma se fa il giro e vai al North Sea, fa il giro largo. No. Ma tanto pure là nel North Sea c'hanno 95 navi, quindi non è che è meglio il Western Approach. Ne hanno de meno. Sì, è vero. Attenzione. Dai, che li tiriamo giù, non è niente. Questi arrivano in 2 miliardi. Che fastidio. Chi è che ha messo Navalla? Non lo so, probabilmente per me. Oh, siamo partiti! Siamo partiti! Oh, signori! Incredibile! A mezzanotte! Siamo partiti a mezzanotte! 80%, sì, l'ha spostata! Siamo partiti a mezzanotte, incredibile! Per quale motivo? Questo... Chi è che stava sbarcando lì? Incredibile! Non c'è nessuno! Non c'è nessuno a Cardiff. Vai, corri. Mamma mia. Buttateceli tutti. Mamma mia. Avanze. Vai. Madonna. Questo gioco è completamente buggato. Non si preoccupi, signor Vernizzi, non si preoccupi. Al momento i bug sono dalla nostra. Buonanotte Sirto. Buonanotte. Però quando succede al contrario tiro di quelle madonna. Regolare. Mamma mia ragazzi, signori. Mamma mia. Dai. Porta il big cannonen, eccolo, è arrivato. È arrivato il big cannonen. È il cazzo di toro o il pipoca dei Vernizzi? Fortuna che non l'hanno intercettato il big cannonen. Perché se no era loro. Tu pensi agli inglesi che sono da tutta la parte del mondo, dico, cazzo, ce l'ho preso da Londra. Esatto, a Radio Londra. In che senso sono sbarcati? Riparte il cannone più loco del mondo, ritorna. Cristo! Cristo, dicono Cristo.
Sono scazzatissimi. E Londra è caduta. E Londra è caduta. Con una good morning che finisce con hola chico. No, no, no. Buonanotte, male. Gina. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte. No, no. Londra presa. Londra è presa. Londra è presa. Londra è presa. Così cattivi gli anarchici spagnoli che non ci fanno neanche sacchettare, incredibile. No, no, me ne frega un cazzo. Stiamo dai, andando, signori, stiamo andando. Oh, sono gli unici. Oh, meno che gloria. Che gloria infinita. Vai, pezzi de fango. Ah, ma perché erano stati intercettati? Ecco perché non arrivavano più truppe, non mancavano numeri. Eh sì, le hanno intercettate, le stanno, stanno dilaniando qua. Io sto rischiando la flotta, per ci sta, signor Berni, ci sta. No, ma che sono arrivati, sono conservo che sono arrivati. Vai, io faccio crepare tutti gli aerei, però, almeno. Sì, sì, vai, 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 vai. Che delirio. Mamma mia, penso che peggio dell'Inghilterra comunista ci sia quella anarchica. Per un inglese. Oh, Gabriele, buonanotte. Gabriele, buonanotte. Buonanotte. Oh, grazie, grande, grazie. Grazie, Gabriele. Buonanotte. Però sognaci che mi diamo la impazzire è che in questa guerra, nella guerra contro gli alleati, c'è il 27% di war support, di war participation. Ok, Londra è caduta. Londra è caduta. Del Manciuco, del Manciuco. Cosa ha fatto il Manciuco? Non lo so, non lo so. Se lo dico io, è morto, basta, non ha fatto altro. Esatto. Ha fatto punti morendo. Mamma mia, e romperà il cazzo su ogni provincia. L'esploso. Becca di sta sacca. Romperà il cazzo su ogni fottuta provincia. Ecco. Olè! 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 Ah, c'è anche la Soviet Union. Abbiamo qualcosa ci riusciamo a prendere, però. Sì, sì, sì. Allora, usiamo i punti. La Cina possiamo prenderci. Vabbè, la Cina lasciamoci. Siamo... Interessa l'Inghilterra. Eh sì, prendiamoci l'Inghilterra. Prendiamoci l'Inghilterra. Sì, Gibilterra. La sua flotta, pure. Gibilterra. Gibilterra è fondamentale, prima cosa. Poi, incominciamo dal sud dell'Inghilterra. Sì, dovremmo tenerci qualche punticino per prenderci... Un po' di flotta per il dottor Berni. E propongo anche pezzi del Brasile. Sì, ma adesso senza l'inglese che apri contro l'italiano, non ci serve la flotta. Non pezzi del Brasile, pezzi del Brasile. La fottuta gomma. C'è anche l'alluminio, attenzione. Dov'è la fottuta gomma in Brasile? Dov'è la fottuta gomma in Brasile? Qua. A Maranhão. Come cazzo si dice questo? Simon, si gode tantissimo, però in realtà la Guyana è pure a me fa rosicare, perché vincere con queste robe qua fa girare un po' i maroni. Vabbè, ma scusami, ma semplicemente ha spostato la flotta e farà riparare e abbiamo ho capito, però prendiamo anche un po' di flotta, dai. Non è una cosa proprio verosimile, ma anche perché non è che l'ha mandata a riparare, è semplicemente ingaggiato, cioè è andata a nord a ingaggiare i sottomarini e niente, è scesa la superiorità navale nell'area. Beh, scusami, però se in realtà su una nave se una flotta ingaggia un'altra flotta, un'altra ha campo libero per passare. Sì, ma se te, ma nella realtà se te parti con tutto sto popolo di flotta e ti porti appresso anche le navi da sbarco per sbarcare e quant'altro, fidati che vieni sgamato subito e arrivano con portaerei, corazzate e quant'altro a fare una carneficina. Anche in questo periodo storico? Qui perché non ti fanno fare la nave da sbarco? Ma nella realtà arrivavano con delle navoni giganti da cargo per fare questo mestiere qua specifico. Oggi, ad esempio, esistono le porta elicotteri che sono di fatto delle navi da sbarco. Ma scusa, ma qui invece hanno inserito gli anfibi, li usiamo mai gli anfibi? No, non li usiamo mai. Non hanno un senso logico assoluto, proprio. No. Nel senso che è così semplice sbarcare con la fanteria normale che è inutile che ti metti a fare ricercare, metterci le fabbriche. No, secondo me dovrebbero far tipo le compagnie,
se fai la compagnia di supporto di sbarco e ti togli tipo invece che il 50% che ne so di malus di sbarco il 25, allora uno inizia a dire sai che cosa, dovrebbero mettere dei malus talmente tanto grossi per la fanteria normale. Ma il resto è corretto, Il problema è che dopo rompi l'inglese, che sennò non fa un cazzo durante la partita. Fai Marines, gli dai un bonus per la costruzione, per la realizzazione di Marines. Sì, no, ma dico l'inglese, il computer inglese, capito? Lui non sbarca a caso, la sua potenza è sbarcare a caso e rompere le palle. Ho capito, ribadisco, gli fai fare i Marines, lui sbarca con i Marines, fai una riga di problema porci, è l'industria dietro che ci metti, vero, intendo, capito? Devi anche produrle tutte quelle cose. Cioè, non basta un template della divisione. Ma basta che siano almeno le divisioni dei Marines, senza per forza essere le motorizzate, anfibie o i carri armati anfibi. Poi se vuoi fare quella, se però vuoi fare anche quelle robe lì, che a quel punto aumenta di molto di più il bonus, allora certo. Per quanto riguarda gli sbarchi, a quel punto diventano davvero interessanti, davvero funzionali, perché se altrimenti così non ha mai senso fare i Marines. Sì, beh, basta allora, ci pensi. Abbiamo preso, dammelo, abbiamo preso Gran Bretagna e Brasile, il resto non abbiamo i punti. Vediamo se la flotta inglese, quello che ci resta. Dice Mules che gli anfibi pushano bene dove non arrivano i marini. Okay. Sì, però è sempre il discorso. Non ti conviene sbarcare dove non arrivano i marini a questo punto. Abbiamo preso anche quella magica isola che è piena di benzina. No, la magica isola che è piena di benzina non c'avevamo i punti, signor. È diventata un puppet paraguayano. Quindi in Africa, vabbè, a parte chi se ne frega del suo pezzo qua della... Vabbè, sì, questi c'è. C'è la Francia, però il resto... Ma scusa, ma la Cina si è preso questo, il Manciuco? Sì. L'Egitto si è preso? Sì, imperio. E in mezzo a India? Sì. Adesso siamo anche il Paraguayan Raj non è male, Ma perché siamo in guerra anche contro il Giappone? Ah, comunista. Il Paraguayan Raj non è male, l'India paraguayana non è male, Che è il sogno questo, mamma mia. Ok, perfetto, signori, possiamo dire che miglior chiusura di live non poteva esserci? Chiusura di live non ci poteva essere, signor Berni, guardi quante belle navi c'ha adesso. Ho visto. Ma anche portaerei del 40, portaerei del 40, signor Berni, Sì. Due portaerei del 40, adesso non ci sono più scuse, deve rompere il culo a tutti quanti, Ecco, questa flotta sì, facile. Signori, ma è giunto il momento di dirci addio. Ci diamo appuntamento alla prossima live di giovedì. Come sempre, un grande grazie a tutti voi che rendete queste serate, che rendete il giovedì sera un qualcosa di straordinario. Un ringraziamento ai fini economisti e ai novizi flacchisti, grazie a tutti quelli che ci seguono, che mettono like e che si sono iscritti al canale. Signori, ringraziamo in modo particolare anche chi ha donato e assolutamente grazie di sostenerci, certo. Grazie a tutti i nostri abbonati, signori, per noi è davvero importante, siete o pezze core. Dalla Brotherhood Italian Gaming è tutto, ci vediamo alla prossima live. Buonanotte a tutti, ciao! Buonanotte, buonanotte, buonanotte. Candy, stappa. Aspetta. Oh, pezzo core, sei diventato proprio meridionale, te lo dico. Avevo paura, ho detto, cioè, pezzo merito.